Amore, sto andando in live, quindi amore, 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 sto andando in live. Oh, amore, amore, amore. Siamo già live, credo, Siamo già live? Così paresse. Allora, io non ho niente da dire. Ho insistito. Veramente niente da dire. Incredibilmente, veramente, per riprendere a mano questo che è un capolavoro. Che oltretutto, se ricordo bene, giocammo insieme all'epoca. Sì, sì. Tanto non, non mi ricordo niente. Esatto. Tu penso che fossi su e io giù. E lo giocavamo. Perché eravamo in collegamento con l'Xbox. Collegato. Non c'eravi da me su. Che cazzo dici? Stavamo sul divano insieme. Non mi ricordo. Sicuro. Gears of War l'avevamo giocato così. Che me lo ricordo, che ogni tanto ci sentivamo. Ah, sì, 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 è vero. Secondo me porta stavamo su in casa. Proprio in split? Sì, secondo me couch. Bravo Pierpaolo, era ora, mamma mia, il mitico 2, Pierpaolo, marito amorevole, sti cazzi. Allora, anticipa, abbiamo appena visto... contestualizza, abbiamo appena visto un incredibile tailor-made, meraviglioso, ritmato, energico... Di che? Trailer. Ah, non so di che parli, però, non so che trailer hai visto. Che abbiamo visto? Il trailer di che? Della serata di domani. Ah, abbiamo già mandato online il trailer? Sì, perché non contava. L'avevo capito. Aspetta, no? Confermi, Jacopo? Conferma. Ah, non lo sapevo. Sì. E quindi racconta. Ma che c'entra con Portal? Ma devi dire alla gente di venire domani. Ma che cazzo, facciamo una live di 7 ore, io, ma te e Vincenzo, e ci guardiamo. Che c'entra con Portal? Ma siccome abbiamo fatto il trailer, contestualizzano, perché la gente dice, allora, ragazzi, avete cambiato sigla. Allora ragazzi, domani. Comunque ti copre il microfono. Sì, gliel'ho detto a Jacopo. Jacopo ha detto che gli piace così. Aspetta, guarda, possiamo fare un modo però top, visto che tanto non uso più la tastiera. Ecco qua. Top proprio. Allora, se mi copre ancora c'è un problema. Se ero così. Allora, domani da mezzanotte, ragazzi, puntualissimi. Domani notte, cioè non questa notte. Scusa, non anticipiamo le 11:30? No. Perché non è la gara che si comincia alle 7. È solo la concorrenza che anticipa perché sente la pressione. Paura. Domani a mezzanotte, che poi dipende perché forse loro l'avevano annunciato prima, quindi potremmo... Pensano, però sì, noi l'avevamo già programmato, cioè, onestà intellettuale. Fai qualcosa perché non si spenga? Non si può non spegnere, è fatto apposta per non consumare la batteria. Allora chiudo. No, tienilo aperto e muovi ogni tanto il mouse. Ma devo giocare, devo vincere. Allora, non si vince, non facciamo una sfida, cooperati, si chiama cooperati. Vedrai chi risolve tutto. Sì, allora, dicevo, domani da mezzanotte puntualissimi, ragazzi, puntualissimi, faremo una maratona incredibile di almeno 5 ore, più realisticamente saranno 6 ore, in cui faremo 2 ore e mezza di pre-show, da mezzanotte alle 2:30, saranno 2 ore e mezza, ragazzi, di pre-show che neanche alle 3 di Los Angeles. Perché? Perché prima di tutto ci saremo io, Vincenzo e anche Alessio, quindi comunque c'è già un importante aumento di qualità rispetto a Los Angeles, in cui tendenzialmente sono solo. Pensate quanto sono alla canna del gas, esatto. Che per una pizza penso di essermi venduto. Esattamente. Pensa tu quanto sei alla canna del gas. Io l'ho detto, sono alla canna del gas. Pensavo dicessi noi, per una sono pizza. Per una pizza sono. Ma ci sarà stiamo mettendo in piedi una roba con una quantità di ospiti a surprise veramente incredibile. Guarda, non voglio dirvi altro, ma sarà incredibile. Rimarrà nella storia. Potrebbe rimanere nella storia questa live, in cui ci alterneremo in slot da mezz'ora, 40 minuti, in gruppi di 4 ospiti. E faremo questo excursus di quello che è stato il 2018, approfittando di questo pre-show, di quello che ci aspettiamo dai Game Awards e di quello che sarà il prossimo 2019. Poi dalle 2:30 ci sarà ovviamente tutto l'evento, tutta questa mega celebrazione, questi Oscar dei videogiochi seguiti live, quindi commentati, tradotti in tempo reale in italiano, con in più le nostre facce stupite quando faranno i trailer, le nostre facce tristi quando non faranno i trailer. Che poi c'è la stessa rottura di cazzo tipica della notte degli Oscar. Sì, quindi curiosissimo. Però in compenso, al contrario degli Oscar, che non ha annunci di nessun genere. Esatto, ci saranno le bombe, bomb. Perché si preannuncia un'edizione incredibile. Non so se avete visto proprio oggi, abbiamo iniziato a pubblicare i leak di tutto il mondo. Sì, ma non solo, poi ci sono, c'è la storia di Game Awards. Arriverà un video su tutti i possibili annunci, insomma, tutti i rumor che riguardano questo dei Game Awards. E ovviamente quando sarà finito, che realisticamente dovrebbe durare 2 ore e mezza, mi fa piacere, dovrebbe durare 2 ore e mezza, 3 ore, non so neanche le mestruazioni, non è neanche il mio periodo, quindi non sono io. Ma è interno, è quello che tu senti. Non mi capita, fortunatamente. Dalle 2 ore dovrebbe durare circa 2 ore e mezza, 3 ore. Quindi arriveremo tranquillamente fino alle 5, 5 e mezza. Ma non sarà a finire il momento in cui finisce, perché faremo un post show. 4 ore di post show. No, di una 20 minuti, mezz'oretta, in cui commenteremo soltanto noi tre, perché ovviamente non ci sarà nessuno che ci seguirà fino alle 6. Oppure chiamiamo la vigilanza, la sicurezza. Esatto. Che viene a fare un commento. E a quel punto ci alzeremo, ce ne andremo a dormire. Ma su multiplayer da quel momento, perché tutti i news partiranno prestissimo, ci saranno notizie, ci saranno le sintesi di tutto di più. Quindi veramente sarà
all'interno della, dello show, all'interno dello show, riciclerete materiale inutile prodotto nella settimana, quindi rifarete vedere la roba di Sacchini che già online, ma ci sarà anche qualche contributo originale? Assolutamente sì, ci saranno i servizi, sarà... Lo stesso sistema dei cortocircuiti speciali della Gamescom, delle 3, della GDC, di Tokyo Game Show, ovviamente in una versione molto ridotta, visto che dura... Che abbiamo solo 6 ore! Esatto. Cosa vuoi fare? Ci saranno una manciata di servizi esclusivi per quello che riguarda ovviamente questa puntata speciale, questo pre-show, ma attenzione ragazzi, quello che conterà è che ci saranno tanti ospiti veramente interessanti. Io ho un WhatsApp che sta scoppiando... Per messaggi che ho mandato io, che per ora sono senza risposta, naturalmente il mio WhatsApp sta scoppiando. Infatti, gli ospiti sono una sorpresa. Esatto, sono una sorpresa anche per noi. Esatto. Però potrebbe essere veramente una roba dirompente. Ci sono delle domande, dei dibattiti, roba figa. No, tutta la notte coca le mignotte. Ah, sì, aggiungo pure, ragazzi. Tra l'altro, ci sono le mignotte e la coca? Certo, mentre la cocaina, e naturalmente ci sono le mignotte. Ma non sto per bene Alessio. Per niente. Adesso... La cosa importante, mi sono dimenticato di dirvelo. Me l'hai fatta dimenticare, penso, per quella stronzata. Ed era una cosa molto importante. Cioè, c'è una cosa molto importante. Che... Però lui è veramente. Me la sono scordata. È Man in Black con la luce lampeggiante davanti memento, alla faccia. Sono più memento. Esatto. Niente, ragazzi, era una cosa interessante, ma me lo sono dimenticato. Mi ritorneremo. No, che cosa è successo però? Che cosa parlavamo di della domani sera? Ci sarà una cosa in più rispetto a quella che hai detto? Boh, non mi ricordo. Che non sono gli ospiti, è legata agli ospiti in qualche modo? No, no, non me lo ricordo più. Era una cosa figa, lo scopriremo più avanti. Una cosa, a proposito, tutti i leak che ci sono stati. Ah, sì, che ragazzi, tutti quelli di voi che sono a Milano, che spero che ci seguiranno tantissimo, possono anche approfittare del fatto che, se non sbaglio, il 7 dicembre è festa a Milano, è Sant'Ambrogio. Non lo so, quindi quello potete andare tutti. Potete... Quello di Ferrero Rocher. Non lo so, può essere Sant'Ambrogio, sì, quello che guida la... La macchina della figa. Della figa allora, potete tranquillamente, tutti voi che siete a Milano, che il giorno dopo non fate un cazzo, non solo state svegli, prendete la macchina, andate tutti a Monza, bussate a casa Moioli, sì, perché sarà collegato... Sì, non se lo fa tutto, perché lui ha detto, ragazzi, belli, però... Però a quel punto, visto, se lo vogliamo mantenere, voi suonate, lui organizzerà un piccolo party. Ah, è vero, Game Awards. È vero, ragazzi, mi sono dimenticato di dire questa cosa qua. Il 7 mattina, esatto, il 7 mattina dalle 9, 9 e mezza, potete andare tutti a casa di Moioli, perché lui farà una colazione, una sorta di brunch per festeggiare e celebrare Game Awards. Esatto, e si mangerà, poi lui cucina internazionale, sì, la moglie coreana, il giro del mondo. Farà un brunch mediterraneo orientale. E si parla in maniera colta e forbita dei Game Awards. Dei videoludo. Se non sbaglio aveva messo un limite a 300 ospiti. 300, sì. Quindi chi prima arriva meglio alloggia. Perché rompono tanto il cazzo a me con le case, le piscine, roba del genere, ma quello ricco vero, esatto, è Moioli. L'indirizzo di casa di Moioli, poi dopo ve lo facciamo avere durante la live, ma così a memoria non me lo ricordo. Addirittura uno ha preso ferie. Cosa ne pensate dello scandalo alla premiazione del pallone d'oro femminile? Dove, ma non me ne frega un cazzo, non la voglio neanche il pallone d'oro femminile? Evidentemente sì. Cioè, ghettizzato? Io mi... No, ma nel senso mi fa cagare, perché nel pallone d'oro normale non possono vincere le donne. Io lì sono d'accordo invece che ci sia una separazione. Ma perché, scusa? Perché il pallone d'oro, cioè, è un concetto relativo. Siccome i campionati pallone sono... d'oro è un concetto relativo? Sì, cosa significa? No, che siccome siccome non competono insieme, non è come gli scacchi, la campionessa di scacchi... Ma che c'entra? Ma neanche Cristiano Ronaldo compete con quello della serie C dell'Africa, beh, che c'ha zecca. No, però potenzialmente quello della serie C dell'Africa può arrivare su, giocare... Anche quella del anche la caccia di femminile, può arrivare su e giocare nella sua divisione al massimo posto. Che discorso è? Non lo so. Cioè, ma che discorso fai? Non lo so, però... Ma non è l'Olimpiade che dici, sai, i maschi no, possono... No, perché sai che sono il primo che dice... Cioè, celebri la bravura, non celebri chi ha fatto più gol. Però che è quello che ti dicevo, è il concetto relativo. Questa roba proprio del ghettizzare le donne che è importante, invece, è importante, è sottile. So che tu i ragionamenti sottili non li riesci. No, a invece sei tuo... grossolano, sei campagnolo. Sì. Però la questione è che loro non competono nello stesso universo. Ma non è una competizione. Fammi finire, non vuol dire che si devono incontrare, non è importante. Ma neanche non è che vince chi corre più veloce. Mi devi ascoltare. Sì, sentiamo. Siccome l'emersione dall'humus in cui partecipano quelli con cui competono direttamente sono due universi completamente distinti che non si toccano, sì, quello è relativo, il pallone d'oro, all'humus contro al resto di quelli con cui competono. Non puoi fare un paragone. Mentre quello che dico io degli Oscar, gli attori partecipano tutti quanti in un grande calderone e non ha senso che esista l'Oscar per attore e per attrice, perché competono tutti nello stesso scenario. In questo caso, siccome sono due universi che non si toccano, è un po' difficile dire... No, perché... Hai sbagliato, perché non è una competizione diretta e quindi non li puoi far toccare. No, ma è relativo... Perché il maschio corre più veloce della femmina. Cioè, non è quella cosa no, lì. No, perché... È...
è la celebrazione di chi è stato il miglior giocatore di calcio di quell'anno, e può essere tranquillamente una donna. Ed è sbagliato, se, dal mio punto di vista, perché? Perché a te piace che le donne siano a parte. Perché volenti o nolenti, a livello fisico ci sono delle differenze strutturali importanti. Ancora. L'espressione atletica è diversa, quindi... Quindi ci deve essere... Mi devi ascoltare... Se non mi fai parlare non parlo più. Pallone d'oro perché è meno atleta. Dai, finisci, sì, sentiamo. Per emergere nel calcio femminile, sì, siccome il livello medio sarà sicuramente più basso... Quindi devi essere più... Non è no, meno brava. No, il paradosso che pur non essendo super atletico, capace, tecnicamente stupefacente e talentuoso come un calciatore maschio che ha più competizione anche a livello fisico, a livello strutturale, emergerebbe più facilmente una donna con un talento leggermente superiore rispetto a un fenomeno maschile. E quello è il fatto, non puoi stai paragonando. La componente del fenomeno e del talento c'è ugualmente nel campo femminile, ma che no, nel campo perché, maschile no, con la stessa no, distanza, perché non è un valore assoluto, è un valore relativo. Appunto. E quindi no, così perché... come gli uomini sono tutti uguali, e c'è cioè il non, fenomeno, le donne sono tutte uguali. Ma non li puoi paragonare, no, perché le donne... metti che il calcio è molto meno tecnico, molto meno atletico, sicuramente cioè, ha la sua dignità sportiva, non me ne frega un cazzo di quello, ma c'è una differenza sostanziale, ok? Che dipende dalla fisicità, come può emergere una Serena Williams all'interno del tennis, non ci sono tante tenniste che riescono a competere a livello fisico con i maschi, per questioni strutturali, genetiche. Che c'entra sta cosa? Non si che sa. L'emersione di una particolarità, ok? Siccome il talento non è un valore assoluto, l'emersione di una particolarità relativa all'universo di riferimento, sì. Se tu gli universi li dividi perché sono naturalmente divisi, difficilmente riesci a rilevare uno scarto compatibile. Come fai a dire se è meglio Ronaldo o la migliore delle calciatrici? E magari la migliore delle calciatrici, perché è confrontata con il suo universo di riferimento, che sono le altre calciatrici. Beh, ho capito, non allora il pallone d'oro non è merito suo, ma è demerito dell'universo di riferimento. No, ma questo è quello che dici te, perché secondo te non ci può essere lo stesso scarto, invece per me ci può essere tranquillamente lo stesso non scarto. Non è vero, perché cioè, non è arrivato il secondo. No, allora, fra Ronaldo e il secondo calciatore è lo stesso scarto che ci può essere tranquillamente tra la versione femminile di Ronaldo e la versione femminile del secondo calciatore. Voglio sentire cosa dice. Ma no, ma non ha senso. Fai delle discriminazioni di sesso, di gender, Hitler le faceva. Concordo che debba esserci un pallone d'oro maschile e femminile. No, assolutamente. Poi, se vogliamo, possiamo esprimere una preferenza ex post. Oh, vabbè. Si vede che Pierpa non segue il calcio. Sì, sì. Io poi invece sono un grande calciofilo. Che poi proprio è la frase completamente senza senso. Come mai Ryan Gosling sta parlando di questo su multiplayer? Grande! Grande Dejan 428. Ma chi è Ryan Gosling? Sono io Ryan Gosling, sono Ryan Gosling in italiano moro. Sì. Perché era, aspetta, il discorso è che non giocano assieme. Questo qua effettivamente però lui ha mosso un'eccezione particolare, nel senso che non devi per forza giocare. Non è quello che fa più gol. Esatto, cioè se uno gioca, chi ha battuto l'altro. Se uno ha giocato nel campionato sudamericano, esatto, non è mai arrivato a livello internazionale a giocare con un altro campione, allora non può vincere. Esatto, il discorso non è che si devono incontrare e dimostrare chi vince chi ha vinto la partita fra i due. Cioè giocano ai rigori. È un po' debole come argomentazione. Vedono chi segna più rigori. C'è del gioco in questo salutino. Allora, sì, passiamo al gioco. Comunque non l'ha vinto Ronaldo. Vabbè, ma che cazzo ne so io di chi ha vinto. Vabbè, siamo proprio alla follia adesso. Non ha vinto Ronaldo. Comunque sì. Già uno che io non voglio più leggere i commenti. Già uno che emerge con ha ragione Alessandro. Mi ha scritto un utente uno che ha detto, non conosco. Ha ragione Alessandro. Beh, è uno che ti segue. Non se ci fosse una distinzione tra due palloni d'oro, vincerebbe sempre un maschio. Scusami. Il fatto che ci sia un pallone d'oro maschio e uno femmina è un plus e non un ma malus. Non è vero, la parte di ghettizzazione è sempre negativa. I migliori giochi per ogni categoria. No, la questa è un'altra trottata. Sempre... Sta dicendo, sai cosa? È che sono ritardati. Io sono un po'. Senti l'argomentazione di Sdax DDD. Sei una bellissima ragazza, tra l'altro, mi dispiace. Ciao, comunque è un problema. È lo stesso motivo di avere i migliori giochi per ogni categoria quando fanno tutti parte della categoria videogiochi. Semplicemente fanno più premi. No, allora, scusami, non avevo letto l'ultima parte, quindi ritiro clamorosamente. Pensavo fosse la giustificazione, perché effettivamente poi esiste sempre il gioco dell'anno. Ho un numero di indipendentemente telefono che non conosco, e mi ha scritto un messaggio, scritto c'eravate mancati, love dalla community, e chiediamo gentilmente di zittire un po', Ale. Quindi ha anche una persona che parla come ma il Papa. Ma soprattutto è, perché so la gente sia, ha il tuo numero di telefono? Non ho idea, ma non so chi sia. Perché probabilmente tu, come chi di cui parlavamo prima, c'è qualcuno che dà via il tuo numero di telefono. Il telefono è come proprio le mignotte. Allora, porta al 2, ragazzi. Perché porta al 2? Scusami ancora, dai, Zax. Chiedi scusa, Zax. Allora, ma perché ti chiede scusa io? No, io chiedo scusa, Zax. Dovrei chiedergli scusa. Madonna, ma Alessandro, sei proprio stupido. Perché ti dà fastidio che ti chiamino Alessandro, ma ti va bene se ti chiamano Ryan?
Beh, perché Ryan è chiaramente... Alessandro Gassman, magari, no, eh. Perché Ryan è chiaramente un complimento. Anche Alessandro Gassman, che cos'è, un dispregiativo? No, no, perché infatti ci ha tenuto a precisare, non ha detto Ryan Gosling. Cioè, ha comunque la... immediatamente chiarito che era un dileggio e un complimento. Un taleggio. Allora, mentre Doc Tormeschino è un figlio di porta al 2, perché porta al 2? Perché veramente Alessio, pur di non giocare gli horror e avere successo, di giocare giochi nuovi, lui è interessato a fare live che nessuno è interessato a vedere, e quindi ha scelto di prendere Portal 2. Portal 2, tra l'altro, che ho recuperato dal mio account Steam e probabilmente non lo installavo da 14 anni. La cosa incredibile è che puoi giocare in co-op solo con due pad. Cioè, sono stato 10 minuti prima di iniziamo la live a scartabellare, a capire perché non riuscivo a partire e mi chiedeva di invitare degli amici. Perché in pratica si può giocare in due sullo stesso computer, sullo stesso PC, solo se entrambi usano il pad. Non può essere uno usa il pad e uno mouse e tastiera. Che vuoi ridere, di? Che Sdax è maschio, ha detto. Quindi... Lo so, l'ho detto apposta? Per farti dare fastidio per il fatto che tu dicevi è ritardato. Non l'avevo capito. Sì, sì, esatto, lo so che molto, Sdax. Questa non è sottile, questa è a caso proprio. Beh, certo, per darti fastidio. Grande Alessandro, ti seguo da quando eri ipocondriaco. Come apostolo di Sant'Alessio da multiplayer, sono qui solo per sentire le parabole del profeta. Bravo, ascolta e impara, e soprattutto impara come come arginare questa ondata di pressapochismo, di mancanza di raziocinio, incapacità di elaborare un concetto complesso, di persone come lui, che è un chiaro esponente del Movimento 5 Stelle. Salutiamo tutti. Proprio sono la cosa più lontana che possa esserci in Italia dal Movimento 5 Stelle. È arrivato casualmente Matteo Santicchia, parli di Movimento 5 Stelle, esatto. E compare Matteo Santicchia. Perché di solito non si parla di politica in diretta per evitare flame. No, ma no, frega, no, dai, ammazza. Allora posso entrarci? Allora, okay. Ci sono delle patatine per terra e tutti hanno detto che è colpa tua, Sì, però... No, sono delle patatine sbriciolate per terra. Di certo non le ho cagate. Ho sentito che Multiplayer Edizioni sta stampando le tessere del reddito di cittadinanza. Confermiamo e stampiamo le tessere del reddito di cittadinanza. Alessio ha la numero uno, tessera numero uno. Ma oggi Alessandro ha preso le sue medicine. A me questa gag di Alessandro la chiudiamo subito, ragazzi. Hai dei parenti siamo un Alessandro? Nessuno. Cugini. Però Ilaria, la mia vicina di banco qui a scuola. Che si chiama Giorgia, però. Ilaria, poi quella di fianco un po' più lontana. Però che non è vicina di banco. Vicina di banco, non è la compagna di banco. Ok. La vicina di banco ha un figlio che lei voleva chiamare. Che suo marito voleva chiamare assolutamente Alessio. E lei ha detto di no. E lei ha imposto di no e l'hanno chiamato Alessandro. Ti posso dire tranquillamente, senza problemi. Perché ha detto, se no mi ricordava te. Perché tu, Jacopo, stia sentendo questa live? Jacopo, stai sentendo live? No, posto. Jacopo non sta sentendo questa live. Per esempio, Eliana. Ascoltami, Eliana, noi abbiamo il secondo figlio, no? Tra l'altro annuncia a tutto il popolo, che magari non lo sapete ancora, Abemus, secondo figlio. Altro cacacazzi, esatto. Greco. Secondo figlio, a Eliana piace tantissimo il nome Jacopo. Io ho detto, non possiamo chiamare nostro figlio Jacopo. Non sto scherzando, giuro, non sto scherzando. Perché hai paura a nome nomen? No, perché comunque non mi piace, pensare Jacopo, c'ho tutti i cazzi e giorni in ufficio, posso collegarlo a mio figlio. Per cui è una cosa normale, non è una cosa strana. Però invece volevo raccontare, volevo semplicemente sintetizzare quella volta. Io il racconto che non ho mai fatto in live, credo. Quella dei due fan che abbiamo incontrato alla Games Week. Grazie ragazzi per gli auguri a tutti quanti che continuerete. Beh, dentro non l'avevo annunciato qui. Volevo dire che avevamo incontrato delle persone normalissime, sembravano all'apparenza, che a un certo punto mi ha detto ciao, eravamo io e Umberto, alla Games Week, abbiamo parlato, ragazzi normalissimi, non mi ricordo il nome, mi dispiace, ma non me ne ricordo uno, perciò non è un problema, anzi quello dopo me lo ricordo. Sì. Che mi dice, però tra parentesi, un paio di mesi fa ho avuto un figlio, congratulazioni, l'abbiamo chiamato Alessio, in tuo onore. Sì, dai, sta stronzata. Ma scusa, l'hai rimossa? Te l'avevo anche raccontata. No, non me l'hai raccontato. Ha detto così? E lui ha detto, io, infatti, aspetta. Chiaramente una cazzata. Io ho detto, è una cazzata. Allora lui fa, no, lo volevo chiamare Pierpaolo o Alessio. Aspetta, fammi finire, era serissimo. Sì. Pierpaolo o Alessio, ma a mia moglie Pierpaolo non piaceva e quindi l'abbiamo chiamato Alessio. Si è girato Moioli, che può certificare questa cosa, si è girato Moglioro e ha detto ti dovrebbero tirare via la patria potestà. Ma dai, la strozzata. L'altro invece, che però te lo devi ricordare, ma c'era anche la moglie? Cioè la moglie non può confermarsi. No, ti assicuro, una persona normalissima. Chiaramente non può essere normalissima. Sono quelli peggiori, perché nascondono dietro un velo di normalità. Grandi, chiaramente una cazzata. Comunque salutiamo il neonato Alessio. Assolutamente. E anche tutti i futuri neonati Pierpaolo. Esatto. Tra l'altro è un bellissimo nome, perché è un nome che non trovate facilmente. Vabbè, Alessio, a sua moglie non piaceva. Super abusato Alessio, veramente. Abusato. Beh, sì, vabbè, un nome vabbè. Proprio nello showbiz. Chi c'è? Gigi D'Alessio, che cazzo vuol dire lo showbiz? Per dire Pierpaolo Pasolini, basta. Beh, Alessio, però proprio non come viene in mente. Dimmene uno.
te ne potrei dire centinaia. Ma no. Beh, allora finisco con i racconti della Games Week. Anche qui, no, mi ricordo il nome. Arriva questo ragazzo incredibile, sembra Slash dei Guns N' Roses, si avvicina. Non dici dei Guns N' Roses, nessuno, eh. Si avvicina e... Beh, c'è Alessio Boni. Aspetta, mi saluta con salve maestro, è un piacere incontrarla. Magari ci sta anche seguendo, perché di solito ci segue. Quindi ti saluto. Ragazzo dolcissimo, carinissimo. Dolcissimo? Sì, ma nei modi. Mai di un ragazzo dolcissimo? Sì, perché è pacato. Alessio, ma io era tranquillo, chiaramente disturbato mentalmente. Sì. Però chiacchieriamo. Però chiacchieriamo, per quelli un po' introversi, roba zuccherino. Del chiacchieriamo 10 minuti, sì, del più e del meno, di videogiochi con Mojoli. Poi a un certo punto Mojoli dice: ci possiamo trasferire? Andiamo là che abbiamo un appuntamento. Dovevamo trasferirci, sì, qua. Vieni anche tu, ci fai compagnia. Sì. Mentre camminiamo, Mojoli gli fa: scusa, ma a proposito, come ti chiami? Fa, e lui: non ve l'ho detto. Ci fermiamo. Come ti chiami? Perché stai prendendo in giro delle persone? Aspetta. Scusami. Allora ci preoccupiamo. Fammi finire. Ci preoccupiamo che stia poco bene. Guardiamo Luca. Però mi dispiace, ma balbetto. E io mi giro verso di lui e gli dico: ma scusa, abbiamo parlato 10 minuti insieme là, non hai balbettato una parola? Perché balbetti? Mi guarda e mi fa: ma con te non mi succede? Dai, non dica te lo giuro che io voglio... Chiamalo adesso! Chiamalo dai, adesso! È talmente una cazzata! Con la sola imposizione delle mani riesco a far passare la balbuzie e... Ma che vuol dire con te non mi succede? Ha detto: con te non mi succede! Poi un po' balbettato. Poi si vede che pian piano si è messo a suo agio. Ma ha detto: fa con te... Cioè, con me, perché evidentemente mi seguiva o roba del genere. Era tranquillissimo. È una storia incredibile. Ragazzi, sono come Padre Pio! È talmente una stronzata. Dio santo! Chiama Mojoli, chiamalo live e digli chiamalo. Scusate, non devi parlare te. No, io non devi nulla. Parlare non, tanto, se parli mi incazzo. Una certezza ce l'abbiamo, che se, non stava seguendo se, la live. Esatto, se parli mi incazzo. Ok. Madonna, si sente? No, magari non mi risponde perché sta... Oh, scusami, sei in live, considera che sono in live con Alessio. Allora, una domanda importante, perché secondo me è chiaramente una stronzata. Però mi ha detto che tu sei l'unico altro testimone. Mi ha detto che alla Games Week mi ha raccontato due casi che sono avvenuti alla Games Week. Uno lo ignoro, ti racconto l'altro. Mi ha detto che c'è stato questo ragazzo con cui avete chiacchierato per 10 minuti e parlava normalissimo. Non appena vi siete spostati e lui ha chiesto il nome, lui ha iniziato a balbettare e ha detto: solo con te non avviene. Ma è vero? Perché tipo gli faccio allora parlano lui e Alessio per 10 minuti perché si è presentato. Sei fan di Alessio, sono come Alessio, sì, persone disturbate, certo, no? Quindi vabbè, si metto lì a parlare delle loro cose, mi fumo una sigaretta e mi faccio i cazzi miei. Poi iniziamo a camminare, tra l'altro tutto vestito di scuro. Spero che ci segua perché magari nel frattempo ha cambiato stile, è diventata una persona semi-normale. Ma iniziamo a camminare e faccio: ma com'è che ti chiami? Fa... Te poi come fai te i balbuzietti, proprio sei il maestro. Non parliamo di questo. Esatto. Da raccontare. Esatto, comunque. Fare in questa sede. E gli... no, perché non balbuzietti, proprio tipo bloccato, no? Faccio: ma è una domanda semplicissima, come ti chiami? Cioè, cos'è sta cosa? Incredibile. Luca! Cioè, madonna, ci è voluto un po'. Ma sì, perché io non mi ricordo se l'ha detto balbuzzente o un'altra cosa. E fa: vabbè, la prima con Alessio stai parlando, perché Alessio è come se fosse di casa. E quindi niente, ci abbiamo messo un po' ad arrivare al punto in cui anch'io alla fine ero di casa. E quindi a un certo punto si è sbloccato anche con me. Ma ogni tanto gli partiva sta cosa. Cioè, è una roba senza senso, questa cosa qui. Quando tirava sul freno a mano, non c'era modo di sbloccare. Cioè, scusami, solo velocissimo. Aspetta, pensa, fra tutte le persone che poteva incontrare che hanno rispetto di un qualsiasi tipo di handicap, di un problema, c'eravamo io e Mojoli di fianco, che succede questa cosa, gli abbiamo cominciato a ridere in faccia. Me lo immagino. Pensa a lui come si sarà rilassato poi. Tra l'altro non mi ricordo, si chiama Luca mi pare, no? Luca, sì, Luca. Luca, gliel'ho detto. Luca. E tra l'altro un bravissimo ragazzo, vuol fare, tra l'altro, a tutte le sfighe del mondo, tipo, vabbè, a questo... gravissimo problema, anche un bel ragazzo, ma ha questo gravissimo problema alla parlantina. E poi c'ha la cosa che tipo studia cinema, vuol fare il regista. Vabbè, quindi è destinato al nulla, quindi, esatto, a rimanere un povero balbuziente. Bravo, bravo.
Salutiamo tutti i balbuzienti che ci seguono da casa. Ma è un bravissimo ragazzo, quindi lo saluto. Se ci Scusami, velocissimo, dimmi solo sì o no. Che l'altro che invece è venuto ha detto: ho appena partorito insomma un figlio, l'ho chiamato Alessio perché mia moglie ero indeciso fra Pierpaolo e Alessio. Sì, e non... questo è vero? Incredibile. Ma scusami, siccome non c'era la. Siccome non c'era la moglie, che ha detto. Questo, Alessio mi ha raccontato che questo ha detto: Pierpaolo a mia moglie non piaceva e quindi abbiamo scelto Alessio. Ma. Ti sembrava chiaramente un racconto vero, no? Uno che vi stava prendendo per il culo? Allora, non abbiamo preso gli estremi della persona, perché quello dovrebbe farlo la polizia. Però sì, sembrava sembrava assolutamente un racconto vero. Cioè, ti rendi conto che... ti rendi conto? Te l'ho detto, lui si è girato, ti dovrebbero tirare via la patria potestà, gli ha detto. No, ma infatti dovrebbero... Cioè... Ma come fai a chiamare... Cioè, io, guarda, perché non abbiamo preso veramente gli estremi, ma ci sarebbe da mandare alla sua polizia locale il video delle vostre leg del cazzo, che immagino stiate facendo anche adesso. Sì, vi confermo. E, cioè, a quel punto ti portano via il bambino. Altro che veleno, dici? Veleno 2 lo faranno probabilmente su questa coppia di genitori tristi. Va bene, grazie e baci. State giocando? Cosa state giocando? Se te lo dico veramente ti viene il vomito. Portal 2! Ti rendi conto, Alessio? Perché Alessio è un coglione. Non so che dirti, Alessio è un coglione. Cioè, qui c'è veramente sono le 14:32, dobbiamo ancora cominciare. Ciao. Ragazzi, ma non ti avevo raccontato gli aneddoti? No, nessuno dei due. È incredibile. Non me li hai raccontati. Ti giuro. È molto più probabile che tu li abbia rimossi. No, è impossibile rimuovere sta roba, le. Cioè, no, me li avrei raccontati per far colpo su qualcuna, secondo me. Ma secondo me... secondo me è un grande gancio per Tinder, eh? Gancio per Tinder? Sì. Lo sai che io sono talmente seguito che le fan chiamano i figli per il mio nome. Secondo me è un grande gancio per Tinder. Dai. Padre Alessandro da Vignola. Iniziamo sta standard cop. Allora, mi dicevi prima non ci sono scene di intermezzo, no, un cazzo. Allora, come funziona? Non mi ricordo nemmeno... Neanche io, Alessio. Crea la porta 12 blu. Anni fa. Crea la porta blu. Crea portale blu, c'è scritto, Alessio. Non va. Si muove piano. Non va. Ma sei scemo, sei quello a sinistra. Perché Alessio? Si muove piano? Sei quello a sinistra. Che vuol dire si muove piano? Si muove come si muove il gioco? Allora, spieghiamo un attimo. Portal 2 ha questa particolarità che si gioca una campagna specifica per il cooperative con una storia separata che non c'entra niente con la storia di Portal 2 single player, ovviamente. Ho già finito. Anche tu. Seleziona un livello, quindi vai alle camere di smontaggio. Andiamo? Perché l'otto? Perché l'otto? Ma infatti non capisco. Non dovremmo iniziare dal primo livello, Alessio? Scusa, non puoi selezionare indietro? È cliccato? Non si può cliccare. A me non mi fa creare i portali, però. Ma scusami, può essere che fosse salvata la partita? Che qualcuno ci avesse mai giocato o l'hai appena installato? No, io l'ho appena installato. Può essere che fosse un salvataggio? Cioè, effettivamente l'arrivo che abbiamo fatto immediato a questa uscita è stato veramente un po' troppo facile. Ma forse l'abbiamo giocato su PC io e te, no? No, è impossibile. Ma poi scusa, non c'è un... Ragazzi, ci dite qualcosa? Prepariamoci a vedere le stesse piattaforme per almeno 45 no, minuti. No, ma secondo te... Seleziona il livello, quindi vai alle camere di smontaggio. Come faccio a selezionare? Ho ricevuto una telefonata. Lo sai che potrebbe essere, Ale? Che era salvato, c'era un salvataggio. Puoi cancellarlo il salvataggio? No, ho messo 0-1 però. Però puoi cancellarlo il salvataggio, perché secondo me c'erano due scenette di mezzo. Vabbè, scusa, ma non ti chiede di iniziare. Perché secondo me c'erano scenette di mezzo. Scusa, mi proviamo un attimo. Puoi cancellare il salvataggio? Scusa. Strano però che effettivamente non all'inizio... ti chiede neanche. No, però ci dava il tutorial, ci ha detto subito sinistro destro. Schermo condiviso. Cosa è questo, dai? Non ti puoi vedere se ci no, sono. No, non posso fare niente, Alessio. Questo è quello che mi permette di fare il gioco. Non continuare a fare domande inutili, Cercate il percorso 1, siete al percorso 3. Perché partiamo dal percorso 3? Che cazzo ne so? Entrate negli ascensori. Sono caduto? Cosa succede quando muoio? Faccio risponda solo? Come si corre? Scusa, non andare là al percorso 2, proviamo a partire. Come si corre? Percorso 4. Come corri tu? Come fai a correre? Ecco qua dobbiamo andare. Come fai a correre? Con l'analogico sinistro, Ale. Ma a correre? Percorso... Ah, forse... Che cosa? Ecco, bisogna iniziare a percorso 1, livello 1, vai. Camere di smontaggio. Non so per quale motivo. Secondo me non è il co-op, secondo me è la sfida questa, Alessio.
cos'è la sfida? È la sfida, non ma io non ti voglio sfidare. Perché sai che perderesti? No, perché no, ho dei problemi col controllo. Perché sai che perderesti? Siete alla porta numero 3. Alessio, perdonami, ho creato un mostro con la storia di Alessandro. Non ti preoccupare. Ecco. Vedi che ci sono le scene? Belle non scene. È, scena. È questa. This testing course was originally created for humans. It emphasizes secondo me, ripeto, secondo me. Non mi stai facendo sentire il dialogo però, Alessio. Aumenta il volume. Sta palla, Le. Vai, tu vai, entra là. Perché non di qua? Perché devi tenere aperta la porta. Facciamo finta io volessi entrare di qua. Allora entro di qua. Non posso. Facciamo finta che io voglia, no, volessi. Allora, prima vai tu. Prima io. Poi, là spingi, che cosa succede? Dovresti tenere quella porta. Ah, posso vedere il partner. Non l'hai tenuto aperta. Come faccio a vedere? Tieni premuto vista partner. Vai, aprimi questa porta, devi andare dall'altra parte. Mi dice che se tengo premuto Y ho la vista partner, ma non è vero. Neanche io. Vai, vai, no, devi uscire, devi uscire. Esci. No, devi... Premi il pulsante, esci. Alessio. Vai, mi aprire la porta. Lo so, non c'è bisogno che me lo dici, è un'ora che te lo sto dicendo io. Ma che cosa stai dicendo che non te ne eri neanche accorto? E poi che cosa faccio qui? Qui devo tenere spinto un pulsante. No, vai, passa. Ma è aperta sta porta, è chiusa. Me la devi aprire. Ah, ti devo aprire il percorso. Fammi il portale là, dai. Non lo posso fare, non lo posso fare, devo farlo prima. Madonna, adesso. No, fallo adesso il portale. Poi dopo lo fai in uscita. Non devi farlo prima, fallo adesso. No, dovevo fai il portale. E il giallo passa adesso nella porta. Ma devo fare il giro del perdono. Sì, apro io la porta questa. Non ti fa nessun giro, ho già fatto io. Apri, fai un portale sul muro di quest'altro. Dove è premuto? Ah, su questo è fatto. Non si sa perché ho dovuto fare questa cosa così complessa. No, mi devi aprire però, Ma sei ritardato? Ma perché sennò dovevo uscire. Mi devi aprire, io passo e poi dopo passo. Ma infatti, ma perché non sei passato? Ma no, ma passa da qua e usi pure il portale. Madonna, perché mi fai fare il giro del perdono? Ma perché è ovvio? Ma no, ma ovvio cosa? Sto andando lì per tornare là. Tra l'altro hai visto che figata, abbiamo scelto i personaggini esattamente in linea con la fisicità. Ma non sto scherzando, ma è bisogna vero? Essere insieme, si apre da sola? Cosa succede? Sì, quando siamo insieme. Guarda, cioè, tu sei questo. Guarda però, scusa, senza volerlo, sono scelti perfetti. A te soprattutto ha beccato i capelli. Sì, a te invece la panza. Soprattutto ha beccato. E quindi? Questa live devono metterla in Blu-ray su Amazon. Mi dici quindi? No, quindi niente. Si prospetta una grandissima live. No, ragazzi, quando si complica la vita, almeno qua è divertente perché c'è un po' da pensare. Io non ne posso più di quella roba dove devi solo spingere dei bottoni. Button smashing a caso. Button smashing. Ma che è button smashing? È acqua questa qua? Che cos'è? Sì, certo. E muoio se ci vado dentro. Certo, ovvio che muoio. Ma no, non è acqua! Ma non posso essere. Come si. Non ignifugo. Come cazzo si ignifugo? No, quando sei. Come il telefono. Idrorepellente, che vuoi dire? Impermeabile. Impermeabile, cazzo. Allora mi hai spinto quella. Devi entrare no, lì. Devo, aspetta, che devo portizzare. Devo portizzare, aspetta. Mamma mia, che meraviglia di gioco. Ragazzi, se non avete giocato, questo è. Rimane un capolavoro che all'epoca venne venduto forse a troppo. Ma perché io non posso, i miei portali non si appiccicano? E che cosa fai qua? Non l'hai aperto? Perché i miei portali non si appiccicano? Perché c'è già il mio che sta rompendo le palle. Solo sul bianco puoi appiccicare. No, no, a me non mi si carica la livetta. Che facciamo? Entriamo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire non ti si carica io la livetta? Io non ho la leva dei portali, lo vedi? Il mio indicatore dei portali è vuoto. Il mio portale è spompato. Sì, io non faccio i portali. Io non può più portare. Infatti funziona. Scusa, un po' mi dispiace avere sempre ragione. Oh, mi apri sta cazzo di porta. E te l'ho aperta 7 volte. Tieni pre. Ma che vuol dire? Tieni premuto vista partner e non funziona. Ah, forse perché. Forse quando non c'è lo split screen. Quello è presente che si puoi giocare online come diceva. Sì, perché? Per vedere dov'è l'altro partner. Ah, ti posso anche mandare le indicazioni su quello che devi fare, vedi? Ma perché infatti c'è tutta questa roba qua, è per chi gioca online, certo, on the line. Vai, facciamo, giochi. Riaprimi la porta. Fammelo qua il portale, così io mi trasferisco di porta, diretto. Apri la porta! L'ho aperta 7 volte! Ma devo sparare! Esci da quella cazzo di porta! Oh, non l'apri! Si chiude da sola, coglione! Non so dove l'ho chiudo. Vai, è fatto, vai! Si chiude da sola, non so più come dirtelo. Sei arrivato? In continui. Dove sei? Davanti a te. Che gran gioco. È bellissimo. È solo che lo schermo è troppo piccolo così. Io fatico perché ho bisogno di areare prima, sì, di soggiornare. Esatto, con quelle scorregge che spari. Allora, qua basta. Tu spingi il bottone? No, qua bisogna mettere il pallone. Ah, qua c'è un pulsante.
Ho sbagliato bottone. Spingi il pulsante. C'è anche scritto X attiva. E che cosa è successo? Spingi il pulsante. L'ho spinto. No, evidentemente non l'hai spinto. L'ho spinto. Ancora al cerchio. L'ho spinto. Cosa devo fare? No, si è acceso, vedi, accende qualcosa. Ah, forse c'è un c'è una combinazione. Bisogna accenderli tutti. Sì, bisogna accenderli. Allora tutti. Io però allora io vado di qua. No, sì. Oh, qual è l'uno? Qual è l'uno? L'uno? C'è una lista. C'era un... l'uno. Non vanno fatti in ordine, vanno spinti tutti e quattro, semplicemente. No, quindi... perché non dobbiamo cambiarli. No, no, non vanno no, cambiati. No, non vanno cambiato niente, Alessio. Quindi semplicemente tu fai in modo tale. Dov'è l'altro da spingere? Ce l'hai sopra tu? Di te, sopra di te. Sopra dall'altra tua vedo, parte. Ti vedo. No, dalla tua parte. Gira lo sguardo sopra di te. Sopra lì, la luna. Ma no, certo sei veramente ritardato. Ma non ho capito, cosa vuoi fare. Sali, sì, spingi i pulsanti, poi ti teletrasporti davanti all'altro pulsante e spingi subito quell'altro. Non ce la farò mai. Dai, Alessio, ma che sei? Come faccio? Come ho fatto io? Ti preparati il teletrasporto che immediatamente vai da quella parte lì. Preparati un teletrasporto rapido in modo tale che vai di corsa lì. Spingi, quando sei pronto, al mio 3. Ma non ce la farò mai. Vabbè, al mio 3 spingi, poi ti no, aspetta, aspetta. Allora aspetta. X è questo. Sì. Poi mi giro e vado. Ma in teleportare schifo. Dimmi quando. 1, 2, vai. Basta, basta, è fatta. L'ho già fatta? Sì. Prendi la palla. Sposta la palla. Very good. You've really come together as a team. Thanks to the one of you. È incredibile, fortuna che sei quello che ti piacciono i giochi intelligenti e neanche riesci a fare proprio la roba basilare. Perché non è un enigma. No, non è, che cos'è? Come lo chiami? Un platform? Come ma, lo chiami? Ma non è un enigma. Devo... No, che cos'è? Non dimmi, niente, cos'è? Non una niente. Ricetta? Che cos'è secondo io non te? Ci sto capendo nulla, altro miracolo di Alessio. Vedi, vedi che miracolo però... di Alessio? Cosa? Tu non hai fatto niente. Grandissimo. Estasi da illuminazione, la stessa rapidità di mio nonno quando deve prendere le pillole per la pressione. Ma come, quando come ci si raccoglie? 4.000 minuti a salvare su Ali. Dove lo metto? Non so, qua dove te la... Ah, lo non mi fai sentire quello che dice però. Ah, sei chiusa anche qua la porta, questa è figata. Ok, come lo giro? Esatto, fai in modo tale che... Che ti sparo. Lo mandi qua, guarda. Così io te lo... Fermo! Oh! Testa di cazzo! Ti ho ucciso. Vai, mettilo attraverso il buco. Ci ho preso? Devi fare un po'... Devi fare tu qua. Buttalo per terra. Fai un portale sul muro in modo che buchi anche qui. Così con uno solo illumini entrambi. Vabbè, però io non posso neanche vedere che... Che tanto per cambiare ho risolto tutto. Ma vabbè, non, neanche l'ho no, visto. Non in un secondo sì, io sì. avevo già in mano sì, la sì, chiave. Sì. Io avevo la chiave. Tu hai semplicemente detto infilala sì, in questo sì, buco. Io ho risolto tutto. Tanto per cambiare ho risolto dai, vai a prendere l'altro bidone. Oh, ci ammazzano qua, eh. Hai preso il bidone? No, l'hai distrutto, perché? No, che se... Là come fa? Ah, quando apri qua si accendono queste. No, tu abbassi questo qui. Ah, ok, tu abbassi questo. Io ho gravi problemi con i pulsanti. Vai, abbassa che uccido. No, ma non penso che passi, eh. Fammi provare a uccidere, no, abbassalo. Ma è un vetro, attenti, ci avrebbero abbassalo loro. Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Ah, no, invece sì. Ammazzi. Mamma mia. Passano attraverso, però. Però noi non passiamo attraverso questo muro. Non lo so. Proviamo. Prova. No, noi non passiamo. Ok, però il laser sì. Però qua c'è pieno di... Devi illumina qui col laser. Gira il laser in modo da illuminare qui. Esatto. No, 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 che fai? Che fai? Volevo andare... Ah, ho sbagliato pulsante. Certo, ma che fai? No, ma che fai? Che fai? No, ma che stai facendo? Dove vuoi che ti illumino? Dimmelo, c'è pieno... Quello, illumina... Spara... Vabbè, faccio io, niente. Prendo il laser, prendi questo, il laser, si dice. E poi prendi questo, il... vai, adesso, spara da quel buco. Non a me, non a me, al buco, coglione. Là, al buco. Niente, ce la fai proprio. Devi bravo. L'ho preso? Sì. No. Sì, sì, sì. Però devi giù. Fare un altro portale. Devi fare il portale no, ma è da qua. Giù. Fai il portale adesso da qui arrivo. All'altro. Fai il portale ma, da qua all'altro. Però non sta andando. No, devo... Fai il portale. È troppo basso, non vedi che... Dopo tanto lo prendi in mano. Fai prima il portale. Anche tu stai bene. Esatto. E a quello sopra. Vai, adesso sollevalo. E poi tu vai via da solo e mi lasci qua. Non è beccato questo, vedi? Non è perfettamente centrato con questo. Non è perfettamente centrato con l'altro, Alessio.
No, devi centrare meglio con questo, Ale. Non so. Sì, sì, adesso. Perché non l'hai saltato? Lo appoggio? Perché non sei saltato. E scusami, adesso io come faccio ad arrivare? In che senso mi fa arrivare? Adesso se l'appoggio non va più. Ma chi? Allora, la porta è chiusa. Io questo qua adesso lo devo appoggiare. Appoggiato, non va più. Va bene, ti metto, te lo metto un po' più spazio sotto. Lo puoi abbassare? Certo, posso fare tutto. Ma no, ma è il laser che è troppo basso. Ma l'hai messo male. Vedi? Ok. Bastava saper giocare, eh? No, bastava che tu facessi immediatamente. No, che tu hai fatto chiaramente l'augello nella. L'hai calibrato male. Certo. It would compromise the test to divulge individual scores. Comunque è incredibile proprio come la superiorità. Io quotidianamente mi sento stupido. Meno male che ci sono queste live che mi fanno sentire intelligente. Il robot di Alessio è proprio uguale a lui. Basso e grasso, ci manca solo che sia sudato. È anche sudato, ragazzi, secondo me. Vicino. Allora. Mi sta venendo lo strabismo. Non è facile seguire questo gioco. Quasi soprattutto giocato da Alessio. Esatto, in cui mi muovo. Perché, ma perché la mora cinese? Ho vinto. Perché ho vinto? Gesto. Ma non ho capito. Hai vinto? Sì, sono stupito. Ma cosa posso fare, scusa? Perdo sempre, ma perché? Perché sei una sigala. E ma che cosa si vince poi? Come cosa si vince? Si vince tutto. Tutto, sì. Scherzi. Niente, tu non vuoi partecipare ai giochi, quindi... Qua insieme tiriamo su il... Ah, così va giù. Tu devi andare là. Dove? Devi andare là. Là dove? Qual è il soggetto? La parafia di là. Oh, ma c'è un buco qui sotto. No. Sei morto? No. Riesci a portare su qualcosa? No, c'è un buco però qua. Vieni a portare su qualcosa. Ah, si vede. L'ho aperto, te l'ho aperto. Te l'ho aperto. Si vede dietro del portal anche qui, eh. Te l'ho aperto. Che cosa mi hai aperto? La porta. Ma che serve? No, dovevi portare su qualcosa, evidentemente. Non c'è niente da portare su. No, da che? No, aprimi qua, fammi portare qua, fammi passare qua. Sposta due pulsanti, fammi entrare qua dentro. No, non posso. Perché okay. Quello che fai è sposta su e giù quelle piattaforme lì per farti passare dopo. Ma ci devi arrivare prima. Scusa, non puoi sparare. Non c'è. Ah, là sopra, vedi? Per cambiare, dove sono giunto io? Dove sei tu? Non ti vedo, ecco, più. Sono entrato dentro al buco. Sei là? Sì, ma no, però attento. Dimmi come lo vuoi, su o giù? Vai giù, aspetta. Giù? Sì, scendi. Scendi. Vai, ancora. No, butta, vai. No, non posso. Scendi, devi, di più. Devi andare tu. Buttati, non ti puoi buttare. No, è tutto chiuso. Ah, c'è il muro? Allora non è così. Vai a destra. Ok. Ok. Aspetta. Vai. Ma dovevi fermarti, lì c'è il buco. Mi hai detto vai. Sì, ma vai. Fermati al buco, però. Ma perché scendo giù? Perché mi devo fermare al buco? Scendo più sotto. No, perché devi salire a prendere il ma se non mi dici un cazzo e mi dici vai. Va bene, ma penso che quando c'è un limite tu ti fermi. Io sto dentro, non lo vedo il cubotto. Vai, ritorna là. Cioè, io veramente Ritorna là. Ritorna là. Mi hai distrutto il mio portale. Non riesco a centrare il buco. Buttati. Poi vado ancora su. Buttati. Poi vai avanti. Aspetta, fermo lì. Dov'è l'altro pulsante? Dall'altra parte. Stavo andando dalla parte sbagliata. Ok, vai. Stai fermo lì. Prendi il cubotto. Devi portarlo qua. Sì, sali, ok. Poi dopo usa la piattaforma. Aspetta, ce l'hai un buco aperto? La puoi usare? L'avevi aperto? Ah, non un sì, buco. Che colore è quello lì? È giallo chiaro. No, è quello là. Quello aperto è giallo? È giallo chiaro, sì. Quello aperto? Questo quello che ti serve mantenere è giallo chiaro. No, io mantengo quell'altro. Dove l'hai fatto? Ah, l'avevi fatto qua. Sì, allora usa il giallo chiaro. Vai, buttati. Hai preso un cubotto? Ah. Certo. Ok, vai dal laser. Per fortuna che capisco tutto. Lo sparo qui, poi dove lo sparo? Sopra, devi sparare. Ah, qua sopra. Vai.
Mira. Bravi. The truth is every aspect of your performance. No, tu sei in quello. Volevo provare. No, vai tu. Non può andare bene. Ma perché? Cioè, perché fare? Sta in quello di ciccioni. Ma è razzismo questo qua, gli arancioni e i blu. Ma è giusto. È giusto, ma vanno ghettizzati. Cioè io non posso prendere il pallone d'oro degli arancioni. No, non dei magri. Devi prendere il pallone d'oro dei ciccioni. Ma lei si ha scelto questo gioco pieno di buchi per superare una mancanza sia la grandissima. Comunque ragazzi, vedrete, cioè, secondo te lo finiamo in una sola live? Sì. Secondo te, forse un colore. Quanto durava il double? Quanti livelli erano? Non si sa. Non so, 100. Prendilo su. Io ti faccio andare subito, anzi vai subito dal laser. Poi tentiamo di capire. Attento a non spararmi. Là. C'è il pulsante là. Quale vuoi che spingo? Non quello, quello là dove c'è, quello dove c'è la righina. No, ma scusa, là di là che cosa succede? Lì dentro che c'è? Di dentro cosa? Cioè, leva un attimo che succede che sale su. Vedi? Così sale sulla piattaforma. Bisogna. Ma che cosa succede? Cosa fa? Sale sulla piattaforma. Ma come faccio ad arrivare su piattaforma? Boh, adesso ci vai. Scusa, prova a spingere questo. Quale? Illumina questo. Ah, sì. Vai. Non lo spegnere. Sì, sì, sì. Ok. Adesso ti sposto. Sì. Così mi pare. Sì, così questo scende. Attento però, ti scende, poi che cosa faccio quando no scende? Levalo. Perché non vedo che non. Ah, devi usare. No, devi usare i portali. Fatti il portale. Ti devi fare il portale. Fatti il portale. Per andare dove però? Sull'altra piattaforma. Ma sull'altra piattaforma è in acqua. No, non è in acqua. Ci cadi sopra. Come se è attaccata allo stesso. No, più in alto la devi. Aspetta che te la abbasso allora, Pronto? Vai. Perfetto. Mamma. Adesso ti spingo quell'altro. No, ma se mi spingi un altro questo scende però. Però infatti te lo tiro su più su che posso. Poi dopo aspettiamo e andiamo a tempo. Con te a tempo. No, così muori, stai attento. Non è a un certo punto muoio perché può essere tutto detto. Basta. No, si era fermato. Aia. Veloce Alessio. Basta, abbiamo finito il gioco, no? Non credo. Mia, veramente sei ritardato potente del cuore, Devi venire te, Alessio. Come faccio a venire? Alessio, veramente, solo te può divertirti. Secondo te ti posso uccidere? Sì, probabilmente. No, cioè, riesco devi venire, a però, tenerti eh. abbastanza sì. da uccidere. Mandatelo giù così ti fai un passaggio. Giù che cosa? Devi venire qui, Alessio. E come faccio? Devi aprirmi un portale. Ti ho aperto un portale. E l'altro dove me l'hai aperto? Devi spalartelo sulla piattaforma quella lì. Se ti abbassi la piattaforma, vai lì. Quale piattaforma? Quella sinistra, abbassatela. Ok, ho capito. No, non la devo abbassare. Sì, no, devi alzare la borsa. E andare, ti ho già fatto il portale. Vai. Allora non la devo abbassare. Dici abbassare. Se dici abbassare, alzare non la forza. Sì, ma non devo abbassare nulla. Devi alzare la morsa. Infatti ti ho detto. No, hai detto abbassare. Questo è quello che ti devi dire perché non ascolti, Alessio. Cioè, guarda che questo l'ho risolto brillantemente. Sì, cioè sì, vorrei sì. farvi capire, ragazzi, quanto andiamo a spedire questo gioco. Che stratega Alessandro. Tra liquidi e buchi sta live sta prendendo brutte pieghe. Alzare la forza. Ma Alessio ha scelto questo gioco. Questa live conferma finalmente la teoria dell'evoluzione di Darwin. Ma ragazzi, cioè, noi dominiamo incontrastati. Se c'era sarcasmo in quella frase, vedrai che verrà distrutto dagli eventi. Ah, abbiamo finito, mi sa. No, ma sono bel po'. Leap, che cosa c'è qui giù? Posso aprire un portale, hai visto? Anche qui. Dove stai andando? Perché mi lasci da solo? Ah, servono i miei portali, infatti. Per fare che? Però hai sbagliato, sei entrato e uscito un po' più là. Andrà più su o più giù, sarà per scendere di livello, no? Qualcosa del genere. No? Oh, mi sono incastrato. Ah, qua forse. No. Dobbiamo andare di là. Dove di là, secondo te? Di là ci sono delle piattaforme dall'altra dove parte. Dove stanno? Dove le vedi? Dall'altra parte. Ah, sì, l'ho vista anch'io adesso. Dov'è che si può sparare? Vedi qualche cosa di sparabile? Ti sposti lì? Come possiamo fare? Sei tu lo stratega, no? Qua in alto? Non c'è niente? Ah, aspetta, forse laggiù c'era. Hai vista bianca? Sì.
Non lo stai beccando. Lì, prova. Grande. Ah, se sei un fenomeno, hai visto la roba bianca, l'hai sparata. Cioè, è incredibile. Proprio la superiorità dell'essere, proprio. Spingo io il blu, Ci vuole compact disc, non ce l'ho. C'hai un compact disc? Compact disc. Serve un compact disc. Che cosa intendi con compact disc? Va inserito un disco laser ottico. Adesso che lo chiami solo te un compact disc, perché non un CD? Perché un compact disc? Perché probabilmente ho letto insert disc mentalmente. Perché tu non li chiamavi compact disc? Sempre chiamati solo esclusivamente CD? Non lo so, forse quando avevo un Ma cosa devo fare questa lucina verde? E devi inserire il compact disc adesso. Ah, è collegato al compact disc. Ma vedi, cioè, e qua stiamo vedendo il dietro, hai capito? Sì, sì, ho capito, le quinte. Esatto. Bellissimo, ma ci manca un attimino. Ok. No, dobbiamo cercare, capito? E dov'è il compact disc? Bisogna cercare di andare qui, capito? Qui dove? Qua, perché vedi qua, bisogna cercare di trovare un modo per andare qua. Solo che non riesco a capire. Ah, forse è così, aspetta. Perché dici qua? Eccolo, qua dentro che Paolo, mamma mia. Dove sei? Sto finendo il gioco, Alessio. E io? E tu stai ancora cercando di capire dove sei. Non ci arrivo. Perché mi hai lasciato da solo? L'hai preso il compact disc? Non c'è nessun compact disc, le. Senti, ci deve essere per forza. Non c'è niente qui. Là, dobbiamo salire di livello. Dove? Qua c'erano due. È una piattaforma o due piattaforme? Dove? Qui che abbiamo di fronte. Quelle lì sono due piattaforme, noi eravamo sopra una, no? Ma dove? Allora, lì, vedi che sono due livelli? Sì, certo. Noi eravamo su un livello. L'altro servirà a qualcosa, ipotizzo. Che cosa intendi con un livello? Eravamo su un livello. Un livello, abbiamo un'altezza, noi siamo abbiamo camminato a un livello. Ho capito. C'è un'altra piattaforma, servirà a qualcosa. In realtà no, perché non c'è nessuna appoggio. Infatti sto cercando di capire con te ma dove bisogna andare, ma non mi è molto chiaro, Credo che ci sia un problema. Ah, perché poi questo ti resetta i portali, giustamente, quando passi qua. Ma scusa, qua hai visto che serve qua? Serve il compact disc. Probabilmente il compact disc è collegato a lì. E dove l'hai preso tu il compact disc? No, non l'ho trovato il compact disc. Oh, eccolo. Dov'era? Prendi il conto alla rovescia. Quale conto alla rovescia? Io c'ho paura dei conti alla rovescia. Aiutami. Dove vado? Quale conto alla rovescia? Quando ho premuto questo, cosa succede? Attendi il conto alla rovescia. Ah, spingi quell'altro. Dobbiamo spingere l'altro contemporaneamente, vai. Ah, era tutto così. Pronto, semplice. Sì, uno, due, vai. Con cosa? X. Ok. Pronto? Uno, due, vai. Ancora? Serve il compact disc, secondo me. No. Uno, due. No, aspetta, quando dico vai. Uno, due, vai. Vai, spingi. Uno, due, vai. Serve il compact disc. Ma non credo, scusami. Perché c'è scritto inserire un cazzo di disco? Che qua non ci torneremo mai più nell'universo. Hai guardato per terra se ci sono dei dischi? Sicuramente quel passaggio che hai creato tu serviva a qualcosa. Dovete far partire il conto alla rovescio. Siamo tranquilli, abbiamo Alessandro il suo senso del problem solving. Dovete far partire il conto alla rovescia. Quale conto alla rovescia? Scusate, ma serve il CD o non serve il CD? Vai che io spingo. Ah, ecco, questo bisogna far partire. Quale? Due, quale? Uno, vai! Ah, ho capito, allora dimmelo. Faccio il conto alla rovescia. Vai. E? Fai partire il conto alla rovescia. 3, 2, 1. Siamo partiti un po' presto. Vai. Queste cose qua io non. 2, 1. Ma siamo contemporanei. Fra mezz'ora forse riusciranno a farlo. Quindi? Non ci riproviamo più? Abbiamo provato 7 volte. Provo io a venire qua dal 2. Dai, proviamo. Pronto? Vai. Forse lo devo fare partire anch'io. Cioè, siamo ultra sincronizzati, Come fai a farlo partire il conto alla rovescia? Eh?
Come fai a farlo partire il conto alla rovescia? Col tasto del conto alla rovescia. Qual è il... Perché a me non lo fa partire il conto alla rovescia? Perché a me fa l'occhio? Perché dici di guardare lì. Anche a me fa l'occhio. E poi gli dico, fai il portale lì. E come lo fai il conto alla rovescia? Come lo fai il conto alla rovescia? Ho capito. Ma dici dobbiamo farlo partire entrambi? Non lo so. No, non può essere quello adesso. Dai, vi prego, dopo il go, non prima. Ah, dopo il go, ma veramente semplice. No, ha scritto provate così, perciò non credo che sia così. Dai, allora aspettiamo. 3, 2, 1, go. Ha detto dopo il go. Dopo il go, dopo quanto il go? Dopo che sarà andato via? No. Dopo che sarà andato via il go, quindi? Vabbè, però adesso... Però non l'avevo sbinda, però. Ma non è quello, non è quello. Allora, 3, 2, 1, go. Non è questo. Serve il CD. Sono sempre più convinto. Però sto CD, non so, dove lo troviamo il CD? Insert disc. Ma non è che il disco forse lo troviamo dopo? Quindi dici che dobbiamo tornare? Ma a me era piaciuto quel passaggio. Ah, non avevi fatto quel passaggio qui che avevi fatto, certo, non fatto era io, male. Non lo so, grazie al cazzo non era male. Ma dici che serve dopo? No, perché di là c'è l'uscita. Questo qua non spara. Non c'è nessuno che ci può aiutare addirittura. Ma in ogni caso farlo a voce non vi piace il conto alla rovescia? Volevo solo dire che sto guardando la live da due. Ah, il conto, perché quello lì serve giustamente per la gente, certo, che gioca online. Cioè, quello che ti sto dicendo prima, infatti facevo 3, 2, 1. Volevo non solo dire quello. Che sto guardando la live da due PC, iPad e telefono per fare views. Inizia a cercare nei cassetti, Pier. Questa è bella. Ragazzi, vi dovete girare subito e fare un portale. Cioè? Tenta di capire che cosa può voler dire questa cosa che ha detto, se ha un significato. Ma scusa, perché non ti fai aiutare da qualcuno in chat? Magari stanno scrivendo ma e tu non stai leggendo. Quale chat? Sto leggendo la chat. Controlla la chat. Cosa sei? No, nel senso... ho letto tutto, è quello che ti ho detto. Dovete inserire il disco di installazione del gioco. Esatto, dovete girarvi subito e fare un portale dietro la porta aperta. Girarvi subito, fare un portale dietro la porta aperta? Che cazzo significa? Girarci subito qua? Ah, forse si apre... Cioè, noi non stiamo guardando, ma magari qua... Si apre un mezzo secondo. Ah, potrebbe essere, vero. 3, 2, no, 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 no! Ma che go! Lo fai tu e lo spari 3, tu, per me è impossibile. 2, 1, go! E infatti... Vedi, c'è un grandi ragione. Ragazzi... Grandi ragazzi, grandi ragazzi. E io? Ecco il disco, ho preso il disco, re. Hai preso, torna qua. Aprimi il portale, scusa. Ce l'hai già? Scusate ragazzi, stupidi, sì, che sì, non sì, ci sì scusate, scusate ragazzi. Però anche voi non dircelo subito. You managed to complete this absolutely meaningless test. È bellissimo perché se ti sto dietro comunque vedo tranquillamente. A pranzo col conto alla rovescia. È come nella realtà. Esatto, infatti dico è bellissimo. Cosa succede? Target acquired, abbiamo sparato secondo me una bomba o qualcosa del genere. No, perché sai che è tutto collegato a Half-Life in realtà il gioco. No. Perché sono esploso? Finito il livello, siamo esplosi. Ah, finiamo così. No ragazzi, una volta c'erano dei laserdisc che erano grandi come... No. Sì, 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 controllate, controllate. Non erano... No, infatti, guarda che... No, erano i laserdisc. Perché... No! Mi ascolti? Mi ascolti? Perché si chiama compact disc? Secondo te che cosa hanno compattato, se non le dimensioni? Ma no, compact disc perché ha tanti dati no. in formato compatto. No, il formato compatto rispetto al laserdisc al che vinile, era grande... rispetto al vinile. Ma che vinile? Ma certo. Allora il vinile c'era anche 45 giri, esatto. Che era il 78 che era ancora più piccolo. Sì, ma non lo chiamavano compact vinile. Sì, perché... Ma che c'entra? È compact disc perché è compatto. Ragazzi, ragazzi, per piacere, andate a cercare le dimensioni del laserdisc e scoprirete che ce n'erano anche di molto grandi. Dobbiamo andare al 2, Alessio. Come si corre? Qual è il 2? Abbiamo finito l'1? Sì. Ok. Dobbiamo andare là al 2, dai. Vai, sto andando. Dove sei? Dove sparare i portali? Ce l'hai sotto al culo? Lì. E questo 8, 9, 10 che cosa serve? Parti da 1. No, non sono capace di spingere. Non ce la faccio, salta.
Ha ragione padre Alessio. E poi c'è un matto che dice: ha ragione Pierpaolo. Sì, sì, cioè, ovviamente. Il formato piccolo piano intende il suo pene. L'Esardisc, nato nel 1978, è il primo standard di videoregistrazione su disco ottico. Nelle applicazioni un video, i dischi erano solo a lettura. Alla vista consiste in un disco di materiali plastici, simili a quelli di un compact disc, simili, dal quale differisce nelle maggiori dimensioni paragonabili a quelle di un disco in vinile di 33 giri. Non è che si chiama compact disc per quello, Alessio. È il primo standard di videoregistrazione su disco ottico. Ma, cioè, ma neanche di fronte ai fatti riesci a mettere. Ma scusa, ma non puoi gioire di imparare cose nuove? Beh, invece di gioire, accendi? Cosa? Cosa spingo? Vado io. Non ti basta, perché dobbiamo cadere da lì per essere lanciati. O bastava? No, vero? Secondo me tu ce la puoi. No, no, non è possibile. No. Anche se so più lungo in tutto. Allora, dobbiamo andare là sopra. Prima faccio andare sopra, sì. Ok. Vai, adesso sali tu, perfetto. Adesso io ti faccio il portale. Portale. Vai, adesso lanciati da lì. Che portale mi fai? Quello per lanciarti. Lanciati da lì. Ho paura. Vai, lanciati. Perfetto. Oh. Adesso fammi a me il portale. No, sei sicuro che ti devo chiamare? Certo. Prima aprimi il blu. Aprimi prima il blu. No. Vai, buttati. Fidati, no, buttati. Non fa bene così, Alessio, come ho fatto io prima. Sei coglione. Ma sei veramente. Ma perché non te lo sei fatto da solo tu quell'altro? Non posso, me ne serve un altro. Aprimi prima qua sotto. Ma il primo te lo puoi fare da solo. Non me l'hai occupato te lì sopra, ti sto dicendo. Non basta che spari e me lo tiri via, non ci vuole niente. Non ci arrivi. Mi fai dalla leva sopra? Cioè, scusami, sì. Prima me lo sono fatto da solo. Me lo fai da sotto adesso, per favore? Ho sbagliato bottone. Sì. Perfetto. Non correre. Non si corre. C'è un. E la velocità è standard. No, è un gioco riflessivo. Sì, ma la velocità no, è standard. No, il tuo corre di più. Chiaramente corre di più. Prendi la pallina. Dove sta? Non lo so, però prendi la pallina. Io vado, eh. Vai. Dove vai? Sono qui sopra. Ah, bravo, che ci sta là sopra? Un altro muro. Ti che faccio. Io apro. Anzi, mi sparo da qualche parte. C'è un salto che devo fare. Lassù c'è una piattaforma che ti potrebbe saltare. Scusa, qua, guarda, vedi da me. Vedi ah, qua. Sì, per andare qua, guarda. Quindi fatti quello lì, aspetta. Fammelo tu. Sì. Ah, no, però me lo devi fare per terra. Ci vedi qua, lo vedi per terra, qui. Sì, mi butto. Lo vedi? Sì, lo vedo. Vai. Top. Ti ho buttato giù la pallina? Ti ho buttato giù la pallina? No, perché vuole un altro pulsante. Allora tu invece devi andare sta qua. Sta qua la pulsante. Però ci devi arrivare. Ci devi arrivare. Ti faccio io. Sei pronto? Sì, fammi vedere. Qua. E qua. Vai. Che serve? Io devo andare qua sopra. Scusa, però forse la prospettiva è un po' sbagliata. Ma no, fammi che compaio da qua, scusa. Fammi comparire da qua, cosa vuol dire? Ti devi buttare là a sinistra, Ma non posso buttarmi laggiù. Ce la fai. Ma non va bene, devo andare qua sopra, Alessio, che c'è? No, ma lo vedi da me che sembra chiaramente. Ma cosa sembra chiaramente? Ma lo vedi da me o non lo vedi? Ma cosa mi devo dire? Quel pulsante lo vedi? Lo vedi il pulsante? Ma non lo vedo io da qua sopra. Da me, però lo. Perché? Sì, ma perché no? Perché guarda dove cazzo ma sono. A me sembrava che. Ho capito, ma attento, questi cazzi che a te sembra. Sembra sbagliato. Allora, dove da ti qua, mi arrivare? Devi far comparire da qua. Da questo. Da questo. E non so. Allora, aspetta, so faccio sei. Io. Mandami sopra. Mi hai già mandato sopra? E sopra dove? Sei sopra adesso. Stai guardando sopra. No. Vai, spara. Ma chi lo spara? Spari quello alto. Ma dopo che l'ho sparato qua? No, me no, l'hai te lo sei sparato contro il muro. Aspetta. Sei un coglione. Io sono coglione, sì. Allora, questo va qua. Perché io devo andare a finire lì dentro. Tu devi sparare da lì sopra. No, fammi. Allora, rifammi salire sopra qua. Appunto. Sopra qui. Rifammi andare sul piattaforma. Io non lo vedo quella parte lì. Girati a sinistra! A sinistra! Fammi andare là sopra, esatto. Sparami una sega lì. Bravo. Sotto sei qui. Lì, sei lì, vabbè, ce l'hai lì? Sì, va bene. Perfetto. Poi tu te lo spari da solo? Già ho fatto io. Perché se aspetto te faccio prima a morire due volte. Sta cadendo la palletta. Perfetto. La metti tu e andiamo. Io sono. Forse ho un po' esagerato. Un po' arrogantemente. You did an excellent job placing the actual safety. Sparami una sega lì. Pierpaolo, perché Pierpaolo sta impazzendo? Perché la roba non succede. Sul piattaforma, la sciarpa deve stare dalla parte del ciuffo, se no sparo, scusate ragazzi. È vero. Confermo. Entri, Ciccio. Devi stare girato. Comunque grande gioco, ragazzi.
Vorrei che diventasse un po' più complesso, perché è abbastanza troppo autoesplicativo. Per te. Per ta. Sicuramente è troppo semplice, giustamente. Ma secondo te c'è della gente? Vedo la chat abbastanza scarica, però capisco nessuno, perché non la stiamo secondo leggendo. Me, talmente noi, ma è talmente un gioco vecchio e noioso, perché qualcuno dovrebbe venire a vederlo? Noioso sei tu. Ah, qua c'è il tempo per fare il salto, capito? No. Devi fare, funziona in questo modo, guarda, ti faccio, esatto, devi prendere una velocità no, smodata, non posso sparare, ti faccio capire, guarda, ma devi ti faccio vedere io, tu entra nel loop, non posso farlo perché c'è il blu che distrugge okay, la piattaforma, ok, allora ti faccio entrare io nel loop, esatto, ecco, adesso io a un certo punto, no, devi, sì, devi cambiare, prima ti apro, vai, top. Comunque è incredibile il livello autoesplicativo della mia intelligenza infinita. Cioè, ti sei mai fermata a pensare su questo fatto? È chiarissima sta no, roba. No, fermatici a riflettere. Vai, vai. No, dove devo andare? Mi rifate la stessa cosa? No, devi riaprirlo, riaprilo. Chi? Devo fare la stessa devi cosa. Devi farmi te il portale. Riaprilo, è chiuso. Ma chi? Questo qua. Quello lo apri te. No, lo chiudo io. No, tu lo apri, ma che c'è? Prima mi devi fare così. Prima mi devi fare il portale. Mi devi fare la stessa roba. Sei? Sì. Ma però questa cosa qua però io non ce la farò mai. Perfetto. Adesso spingi il pulsante. Non c'è appena spinto il pulsante e teletrasportami. Dai. Che quante probabilità. Ma no, ma perché devi spingere quello sopra ovviamente. È ovvio. Devi fare il colore sopra devi fare. Giustamente. No, prima spingi la linea. Dato, È veramente imbarazzante comunque Alessio sta cosa. Well done. Interesting note. I only c'è il muro. Perché non passo mia. Io? Dove sei andato? Ma come dove sono andato? Ma Alessio, ma hai un problema grave comunque, veramente è preoccupante, Mi sono distratto, cioè... Comunque Alessio che salta invece di interagire con le cose. Ma sono due pulsanti poi il bello gioco. Due. Ma perché non mettono... Salta e interagisci. È incredibile, Non ce l'ho. Vai, adesso lo risolvo. Cosa facciamo? Ne risolviamo uno a testa? Sì. Vai. Questo è tanto grande, Mi hai creato delle scale? Lo so. Come lo sai? L'ho fatto apposta. Perché tu eri già lì però? Quindi non serve a niente. Ho creato le scale. Sparami il buco qua. Caricami un po'. In ogni caso tanto mi dovrai caricare. Poi me lo devi sparare qua. Vieni qua. Anzi vai tu. Guarda. Tam. Ale, sembri ritardato, eh? Tam. Che devo fare? E vai. Poi ti sparo contro l'altro muro. Dov'è che ti posso sparare? Guarda anche tu. Dove può essere interessante lanciarti? No, mi devi far prendere la roba che cade. Non passare nel buco perché mi interrompi, esatto. Ah, sopra, là, sparami sopra. No, da là siamo venuti? No, qua ci siamo venuti. A quella palla per chiudere il livello. Qui sopra, invece? No, qui è una finestra che non serve a niente. Quella è la finestra di quelli che ci studiano, Ale. Scusa, questo pulsante qua? Fa questa roba. Questa roba cosa vuol dire? Noi dobbiamo cercare di arrivare lì perché secondo me. Cioè, cosa vuol dire? Se io mi sposto dal pulsante. No! Non l'ho visto io. Non l'ho visto. Testa di merda. Dobbiamo arrivare lì, capito? Il pulsante per raccogliere la roba è di là. È quello lì con le righette blu. Ah, eccolo lì. Eccolo lì dove mi devi sparare. Ah, ok. Ok? Quindi potenziami. Accelerami. Aspetta, intanto devo salire. Prima accelerami. Intanto devo salire. Sì, accelerami. Vai. Dov'è che l'hai visto? Accelerami. Non è che risolvi, sì, risolvo tutto che io. Trovi gli angoli. Perfetto, esci. Dov'è fuori, che è? Fai il giro ed eccolo è là qua, sopra. Okay. Perfetto, vai. Niente, non ce la fai proprio. Proprio, veramente, Alessio è... mi genera un misto di imbarazzo. Bello che ci ho anche pensato. No, ma sei proprio ritardato, Alessio, veramente. Ma tanto, tra l'altro, Di certo tu non potresti vincere il pallone d'oro neanche se facessero 5 categorie. Anche con tutte le categorie possibili immaginabili. Perfetto. Adesso sei lì per farti tornare, ti spingo. Devi spingere il pulsante? No, perché cade la palla adesso. La palla. Quindi rimani col pulsante. Vai, piglia la palla. Pallone d'oro. Fatto? Sì. No! No, la devi si usare. Si brucia la palla. Quindi da capo, arrivo. Accelerami. Capito che ne tutto le va.
Perché ho sparato l'altro. Certo. Dove l'hai sparato l'altro? Non si sa dove. Lì per farti lanciarti. Ma già c'era al sotto per farmi lanciarmi. Cioè, come mai parli proprio veramente con i vecchi di Vignola, per quale farti lanciarti? Sparare? Quale devo sparare? Quello sopra. Quello blu. Mi hai detto quello sopra. Alessio, infatti hai sparato quello sotto. Ma perché me li cambia? Ma sei veramente Alessio, ma sei proprio... Ma me li cambia ma chiaramente. Ma no, è sempre celeste, non è mai cambiato il colore. No, quello è celeste blu. Devi sparare. Cioè, veramente, fatti ricoverare però, eh. Io c'ho proprio un problema di memoria, c'ho un problema completamente di intelligenza. Io non ci posso credere. Ma è ovvio che nessuno... Dai fermo, non pallettizzare. Come lo lanci il Aspetta, panno? Non lo devi aspettare, ti apro i buchi. Che buchi mi apri? Ti apro i varchi. Ma come lo lanci il pallo? Il pallo, allora. Oh! Stava per cadere. Come la lancio la palla? Ah, forse la dovevo. Da là? No, come fai? Di là non c'è una piattaforma. Non deve cadere. Se te la lancio così, la riva. Prova. Hai provato, fai un test. Impossibile. Puoi saltare. Forse tu la puoi prendere da sopra. Prova ad andare sopra e prova a prenderla quando io la lascio cadere. Possibile una minchiata del genere? È divertente zero proprio. La prendi con X, eh? Aspetta allora, eh. Io salto e tu prendila, eh. Pronto? Vai. Pronto? Vai. Vai! Hai visto? Che schifo. Mamma mia, campione. Vabbè, ma è triste. The champion of the world. Si chiama Pierpaolo. Dov'è il buco? Di là, aspetta, ti apri il portale. Allora, aprimi la piattaforma là. Vai. Puoi venire? Risolvo everything. Quella cosa del passaggio potevano inventarsi qualcosa. Ma è figo invece. Ma no, passi la roba e. Vabbè, ma è figo. È proprio interazione. Usare un portale per la palla? No, no, non c'era nessun portale. Non c'era il modo. Dall'altra parte di cosa? La combinazione porta doppio. Alessio per Paolo porta il medio ai livelli incredibili. Portala. Stanno giocando a portala. Fa ridere, portala. Io vado sull'ascensore, tu mi spari su. Questa è la palla per aprire la palla. No, mi devi sempre accelerare. Dimmi, sono in live. Dimmi se è un'urgenza o non è un'urgenza. Ciao, allora. Mi devi sempre accelerare, ma al contrario, capito? Che? Accelerami e poi mi devi sparare verso l'alto, in pratica. Ok. Vai. Non è difficile, dai. Non ti posso... Ah, ho capito. Cioè non è che devo sparare verso l'alto, devo aprire qualcosa in verticale. Mi dal basso, alto, dal esatto. Basso. Una di queste qua, no? Immagino di sì. Dimmi colore. Non posso vederlo io, celeste. No, il pulsante era dall'altra parte, porca. Aspetta, no, non ce l'ho fatta. L'unico momento in cui non lo devi fare. Vai. Adesso è blu, vero? Perfetto, adesso è quell'altro, sì. Sparamela. Hai capito la direzione in cui devi stare? Potremmo farla al contrario. Ti sei già girato? Forse potremmo farla al contrario. Ti sei già girato? No, ma è più bello forse ci dopo il vedere. Secondo lo puoi fare. Vai, non me lo posso ricordarmi a che parte devo girare. Te lo devi ricordare invece. Perché sennò fai questa fine qua. Ma facciamolo al contrario. Aspetta. Vieni. Ma però devi dirmi la posizione. Ma non lo però. Puoi sapere dallo sparo. No, per forza lo devi sapere. L'hai fatto prima. Ma no, non lo puoi è sapere così. Dallo sparo. È impossibile. È così. Ma non ci si muove, però devo dare. Certo, bisogna allora... girarsi. No, bisogna solo no. Girarsi, sì. Allora aspetta. Vai, buttati. No, voglio capire però qual è lo. Buttati e te lo accelera. Guarda, è così. Ok. Va bene. È così. Perfetto, buttati. Vai. Io sono fermo. Eh no, devi buttarti nel buco. Però è così. Buttati nel buco. Non è più così. Cos'hai buttati nel buco. No, niente, sei tu che non ti stai buttando bene nel buco. Che cazzo è, si sposta? Certo. Ma è uno scherzo. Dai, ti scongiuro. Ma stai scherzando? Mi stai facendo qualcosa? Sì, senza muovermi però. Ma perché continua a girare? Pronto? Sta continuando a girare. Vai. Dove vado? Dai il pulsante. Dai, dove sei andato? Non lo so. Dai, rivalco. Dai Alessio, sii serio però. Devi spingere il pulsante. Dai, lanciati. Vatti a lanciare. Acceleralo. Accelera te stesso. Ma non lo beccherò mai. Ma come no? Basta essere veloce a girarti. Ma girarmi come? Verso il pulsante. Ma non capisco niente. Ah, mi devi fare il cambio. Ale, ti scongiuro. Ma stai scherzando o stai dicendo no, non serio? Dipende da me. Io vado in mezzo. Dopo un po' esce. Non faccio niente io.
Che cosa devo fare? Mi apri i Ma potrebbe essere che perché sei ciccione. Potrebbe essere quello. Ci vuole un buco più grande. Perché è ovale invece che rotondo il buco. Esatto. Vado, Pronto? Vai. Vai. Vedi, adesso te l'ho mandato giusto. Eri però, giusto. Mi stavo muovendo. Devi andare avanti. Non è così, non è così. Non è così. Secondo me, guarda, è che devo capire subito il verso, che è questo. Poi apri il portale. Cambiamelo al volo, al primo. Ok? No, sì. Al primo. Pronto? Primo che? Dimmi quando sei pronto. Sono pronto. Vai. Sono sempre qua. Certo, se non prendi velocità non te lo posso cambiare. Devi prendere velocità, altrimenti non ce la farai. Non mi prende a brivio. Vai. Ma tanto non si sposta. Il problema è che non si sposta. Sì. Guarda. Pronto? Guarda, mi sto muovendo. Vai. Ma mi stavo già muovendo. Non si sposta. Non è così. Ma invece sì, perché prima ti sei spostato dall'altra parte. Prima sei uscito, quindi cammina. Perché avevo un po' di elancio. No, Alessio, non è così. Devi Aspetta, spostarlo. Stai fermo. Dammi qua. Che cosa guarda. Gli devo dare? Hai il buco qua. Aprimi il buco dell'accelerometro. Guarda, se tu avessi ragione, io mi potrei spostare già facendo questo. No, perché è troppo poco lo spazio. Quindi non ce la fai spostare. Già mi si blocca poco. Non muovendo. Sì, non ce la fai perché è troppo poco. Infatti, ti sposti abbastanza da interrompere. Perché? Sì. No, perché mi prende la briga iniziale. No, Alessio. Che è quello che gli devo dare. Fidati che non è come dici. Guarda in basso. Guarda in basso. Esatto, sei centrato. Adesso guarda dritto. Perfetto. Ora cerca di capire. No, tu devi cerca farlo. Di capire. No, guarda. Cosa cerco di capire? No, veramente. Allora. No, tu. Ah, no, mi è venuta un'idea. Tu, io giro, sei tu no, che devi decidere. No, mi è venuta un'idea migliore. Pronto? Pronto tu non cosa? Ti devi allora, rimani in caduta libera senza muoverti. Esatto, sei tu che quando no, ti faccio rimbalzare fra le due piattaforme. Buttati, abbrivia. Mi fai rimbalzare. Prova ad abbrivia. Guarda in basso così capisci come abbriviare. Esatto. Pronto, adesso guarda dritto, fermati, vai. Ma è buona questa. Ecco, così al prima o poi capisci dove andare. Però fallo tu, intanto io. Intanto hai visto che si è mosso, intanto che parlavi. Fisicamente non lo posso fare. No, non si è mosso, non si è capito. Sì, perché infatti però sei uscito però dalla palla. Però chiaramente così, no, faccio io, è impossibile. Vai. Dai, ancora, lo vuoi fare veramente? Sì, beh, perché è show. È impossibile. È show. È impossibile. Guarda in basso così capisci quando stai abbreviando. È impossibile. Vado, pronto? Niente, guarda, cioè, sei caduto ancora prima che sparassi. Hai sbagliato. Ho sbagliato. È incredibile. Perché ho invertito le cose. Pronto? Vai. Devo capire dov'è. Dimmi dov'è anche tu qua. Dovrebbe essere qua. Intanto gira solo lo sguardo. Sto girando lo sguardo. Esatto. Hai visto? Ma almeno ricentralo quando cadi. Ma non c'era il posto. Almeno ricentralo quando ma cadi. Ma no, perché ormai mi sono spostato. Almeno ricentralo, che cazzo. Ma dai. Ma veramente poco. Dai. Dai, però non lo puoi far fare a me questo, è impossibile. Ma perché? Non ce la farò mai. Dove vai? Mi sto confondendo. Dai. Almeno cerca di ricadere nel buco poi. No, voglio spingere il bottone, non voglio cadere nel buco. Sì, ma siccome non sei in grado. Ok, dimmi, qua. Prima rimani dritto e studia. Vabbè, Alessio. Prima devo rimanere. Per favore, dritto. Posso farlo io? No, adesso no, adesso sono determinato. Devi venire ad accelerare, altrimenti non è che rimanendo ferma. Ma perché me li hai sparati tutti e due? Ce ne avevo uno per andare direttamente là. Vai a cagare, va. Ero sì, già lì, sì, ero, accelera, devo stare fermo. Accelera. Sei pronto? No, però vai. E cammina. Però. Niente. Perché l'ho visto, l'hai visto! Prima studiala! Era troppo invitante! Studia prima la nevi. Era troppo invitante! Dopo lanciati! Mi sono lasciato emozionare dalla freccia! Non ti fare emozionare, studia l'andirivieni! Ok, studia prima l'andirivieni, assicurati che sei bello centrato. Al prossimo vai! Niente. Contro che cosa ho sbattuto? Contro qualcosa hai sbattuto. Ma non c'è niente. Dai, guarda, provaci tu, cazzo. Adesso provaci tu. Perché vai. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Sì, hai fatto tutto che potevi fare. Accelera. Perché si sposta? Ma usa solo la telecamera. Sì, ragazzi, l'ho fatto. Ero emozionato prima. No, adesso devi sparare sotto al nastro. Questo qua. Hai capito quello che devi fare, no? Sì, perfetto, ce la farò. Vai. Cioè, quando è che cominci a spostarti? Fai un respiro. È divertente. Dai!
Comunque sono un fenomeno della ripresa del buco, eh. Hai ripreso il buco? È un piacere guardarti comunque. Non si può. Te l'ho detto che. Ah, no, ho capito! Ho capito! Vai. Ho capito perfettamente. Ti devi. No, no, ho capito, ho capito. Aspetta. In discesa? Come hai fatto? Come hai fatto? No! Stai zitto, stronzo! Ma come hai fatto? Devi stare zitto! Stai lì fermo. Come hai fatto? Porca. Perché sono un fenomeno. Dimmi come hai fatto. Con lo spostamento laterale. Si muove di più lateralmente che drittamente. Ma secondo me è fatto in modo tale che devi solo spingere il pulsante, non andare solo. Secondo me. Basta spingere la X. Secondo me sì. Ma questo, a questo ha molto più senso. Aspetta, sono. Se mi facevi fare una roba inutile, quale devo spingere? Il celeste. Non mi devi dire. Chiamiamolo, ti dico. Chiamiamolo azzurro e viola. Azzurro. Perfetto. Veloce quell'altro? Perfetto. Adesso puoi spingere, spingi e basta. Non funziona? Aspetta, Alessio. Sei dritto, Alessio. Sì, funziona. Era più banale di quello che mi hai costretto. Ho aperto! Ho aperto? La porta, forse? Ah, palle. Vuol dire ho aperto le palle? Sì, è pieno di palle. Non mi riesco più. Okay. Ha detto del tempo, cioè stava facendo un countdown. Dove le stai mettendo quelle palle adesso? Boh, qua ci sono dei succhiatori. Quelle da dove arriviamo? I succhiatori sono da dove compariamo i succhiatori, come gli sputacchiatori. Scusa, tu perché hai già messo via una palla? Io sono già fuori, sono già all'ascensore. E allora perché io? Perché mi hanno dato tre palle? Perché allora? Sanno che ti piacciono le palle, eh? Allora per sicurezza te l'hanno date un po', perché sanno che ti piace maneggiare le palle. Allora ho detto, diamone un po' pure ad Alessio. Così sta lì. Allora, che ti ridi? Ma che cosa vuol dire per fortuna c'è il super campione? È vero, è vero. Che ha passato 3 ore a volermi far fare una roba che non aveva senso. Un uomo che riprendeva i voli. È come guardare il mare. Che significa? Le onde. Prima era molto bello. Mi chiedono se ho mai pensato di lavorare al Cirque du Soleil. Vai. Guarda. Su. Sei pronto? Pronto. Dai. Vai. Ok. Ok. Ti chiedono se è fumo quello che sto facendo dalle tue orecchie. Però sono troppo facili i livelli. Alessio 10 minuti fa. Dai, vieni anche tu, ho già risolto questo qua. Vai. Vieni. Ma se già l'hai risolto? Passa dentro il portale. Vai dentro il portale. Quale portale? No, girati, vai sulla piattaforma. Ah, scusami, no, te l'ha cancellato. Apri una piattaforma di sopra. Aprila di fianco. Lì, in quello lì. Vai sulla cosa e arriva. Dove arrivo? Qui. Dove dobbiamo passare entrambi. Ah, è così semplice. No, ma non è finito. È una cazzata questo qua. Ma non è finito. E no, che è iniziato? Sì, inizia adesso. Se quello lì è il test per insegnarti a usare la piattaforma. La piattaforma della. Cioè, non conosci il game design tu, capisco che non sei uno sviluppatore. Non sono come te, infatti non sto facendo SM swipe. Ah, questo è uno di quelli. Ti voglio vedere a te. Perché è difficile? Perché sì, per me, per te questo è impossibile. Ah, perché questo. Devo sparare mentre è sono la sincronizzazione, vediamo. Non vedo l'ora di vederti, vai. Guardiamo tutti Alessio, cerco di fare una bella ripresa. E dove era la prima? Sbattuto e dopo l'ha aperta. Guardiamo. Poi è la cosa che fa ridere, dovevi dirlo prima. Non si sa che significa. Vai, vediamo tutti. Secondo tentativo, vai! E l'apre dopo, vai, continuiamo! Allora. Vai! Chiunque in faccia, rimonti questo pezzo con della musica, per favore! Vai! Tanto ce la faccio adesso! Lo so, vai! No! Sei caduto comunque, che sega! Vai, continuiamo! Io sto con la ripresa migliore, Ma perché? È sbagliato. Ah! Perché non è quello, perché c'è ancora il portale dietro il culo. Che cazzo ridi? Ma dopo dove devo andare però? Devo usare il tuo portale, Quale mio portale? Perché io devo qua là, devo metterlo da qualche altra parte. Tipo. Allora, io devo usare un portale. Io ne ho solo due, capito? Babà? Aspetta. Sei sicuro? Aspetta, se io comunque. Non c'è un terzo. Aspetta, però, se io sparo il mio primo. Devi prendere velocità infinita. No! Ci deve essere. Io posso spararmi il mio, però devo avere già piazzato. Ne preparo uno io. Sì, può essere.
Aspetta, lo preparo io. Dov'è che lo, dov'è che potrebbe essere quello che serve? Dov'è che devo andare? Ho fatto io, dai, ho fatto io, vai. Me l'hai già fatto? Sì. Vai. Adesso però devo. No, adesso è automatico. Io, sì. Adesso è automatico. Te l'avevo detto, cazzo. Cioè, no, era impossibile. Qua dovevo sparare, però. Prova? No. Ti fa capire dove va a finire. Adesso risolvi il livello perché sei te da solo lì. Ah, no, è per te qui. Qui e alla piattaforma. Ah, cazzo. Mi guardi che colore ho sulla piattaforma? Quale piattaforma? Quella lì del lancio, la piattaforma di lancio. Celeste. Vai, vacci pure. A fare che? Vai. Vai sulla piattaforma. Quello sbagliato. No, è quello giusto, vai in piattaforma. Ah, sì, certo, giusto. Ah, bravo. Sì, certo. Sì, è vero, che così mi fai passare. Ma posto, io sono passato. Okay, adesso. E tu pure. No. Ah, vado qui giù. Mi faccio risparare. Da chi? Dalla mia stessa piattaforma. Sì, sì. Vai, sì. A posto. Non è ancora finito, Porca trota. Qua sicuramente ne metto uno nel dubbio. Adesso una domanda. Oggi è un po' Ciro Kebab, Una scritta che mi ha detto Vincenzo, che è una è iniziamo, che è la sigla, e l'altro è seguila con noi. Oggi è Ciro Kebab, Jacopo. Oggi è Ciro Kebab. Io tanto è entrato tutta la rabbia, tutto il Medio Oriente. Oggi Marrakesh qua stiamo, Marrakesh con Ciro Kebab a tutto spiano. Cosa ho aperto? Oggi. Cosa ho aperto? Ok, adesso io mi teletrasporto io. Come fai che c'è il... Come faccio così? Ah, ok. Chiù, posso mollare? Adesso tu aprimi un... Ti apro. Non mi apri? Sì, sì, io ti apro dall'ingresso, questo. Ah, e poi però lo stesso devo fare io. Come cazzo faccio? Ah, mi sa che ho spinto quello sbagliato, mannaggia. No, perché tu così arrivavi da quella parte Che dovevi tenerlo aperto, dai, buttati giù. Quale devo tenere aperto? No, già va bene. Ah, no, perché così. Devi tenerlo aperto. Quello della piattaforma. Rifacciamo come prima. Quindi io mi faccio qua. Ma tu è inutile, perché tu stai là. Perché me ne devo tenere. Aprire. Lo devo tenere. Sì. Devi tenermi la piattaforma, praticamente. Ok, adesso mi spari un rosso lì. Il rosso? No, non il rosso. Sì, il rosso dietro. No, ma me li resetta quando io passo questo muro. Sono tutti e due resettati, per questo non funziona. Però sicuramente me ne devi sparare uno lì. Ma uno dopo te l'ho sparato qui? E che cambia? Poi metto l'altro qui. Cioè, che ci risolviamo? Cioè, comunque io ho bisogno del buco lì per essere lanciato di là, no? Sì. Aspetta. Scusa, non hai nessun'altra uscita da lì? No. C'è qualcos'altro che posso spingere? Non è che tu puoi spegnere questo schermo. Infatti stavo guardando se c'era qualcos'altro da spingere, ma non vedo niente. Faccio la piattaforma. Qui non ci si arriva, qui non c'è niente da sparare. Scusa, questo. No, però vedi. No, ecco! Prendi quello. Prendi il cubo e lo lasci al posto del tuo pulsante. Come cazzo lo prendo il cubo? Come? Con fatti sparare su quella piattaforma lì. Ok. No, sì. È la stessa cosa. No. Vai, fatti sparare. No, non lo riesco a prendere tanto. Lo so già che non lo riesco a prendere. Perché non riesco a prendere? Perché non lo riesco a prendere. È X, vero? Sì. Perfetto. Adesso vai, fatti sparare. Ti devi far sparare lì giù. Quindi buttalo. Girati. Vai. Prendilo e fatti sparare lì. Posso saltare qua? Sì. Sì, certo. L'hai rotto, Alessio. L'ho rotto. No, non l'ho rotto, però è sempre laggiù. No, ma no, rotto. Cioè, lo devo portare qui. Ma fa lo stesso lavoro di prima. Aprimi là, me lo passi per mano. Ah, per la scaletta del merda. Teletrasporta prima. Con calma. Sì, vai, rilassati. Devo salire là. Sì, esatto. Ok, vedi. Dai, vai, dai. Oh,
È un po' il gioco della tristezza. No, è il gioco della meraviglia. Assolutamente. È il gioco della meraviglia. Esci. Ok. Te lo passo adesso, eh. Sì. È bello vederti correre sulle tue zompettine. Pronto? Già, non c'è bisogno che fai niente. Adesso. Aspetta. Ok. Potevo scendere, aveva senso che scendessi, sì. Allora, adesso io vado là, io vado là. Tu vai sopra. No, non ci devi andare tu, ci devo andare io. Portalami, perché così non resetti l'apertura. Portalami, portami, teletrasportami. Non posso, perché non posso sparare là. No, qua. Ma dovevo... Teletrasportami al salto, fammi l'altra apertura qua al salto. Ok. Fammi l'altra apertura al salto. Non so più dove andare. Che fai? Non sapevo più dove andare. Ok, adesso tu fai adesso la doppia. Adesso io faccio il doppio qua dentro. E usa di nuovo il salto. E io uso il salto. Perfetto. Dove vai, Alessio? Il salto sta sempre là. Se non si è spostato di un centimetro. Sono abbastanza disorientato. È sempre allo stesso posto, vai. Fantastico. Adesso Non toccare tu. Sì, certo. Vai, teletrasportala. Fammi il blu là. Te lo faccio qua dalla cosa. Esatto. Mamma mia. Fenomeno proprio, eh. Portami, te ne parlo. Uomo, un dizionario di sì. No, un millisecondo di differenza. Cervello di Alessio non ce la fa più. Portami. Gesto. Ma scusa, ma se io vedo il tuo, che senso ha? Guarda che faccio il robot io quando ballo. E io? Non l'ho capita questa cosa qua dei gesti. Yes, I see you, and no, I don't care. Ragazzi, comunque, se non l'avete giocato, giocate il single player. È fantastico, fantastico. E poi c'è un grandissimo personaggio. Come si chiamava? Bene. Si chiamava William. Chi? Il pod che ti segue. No, GLaDOS. No, GLaDOS è il cattivo, ma quello è quello che diventa tuo amico. È il cubo. Non è un cubo, è l'occhio, il cerchio. Che è GLaDOS? No. GLaDOS è il robottone. Poi c'è quello piccolino che si chiama William, ma non è un cubo. Che è GLaDOS? No, non è. Quanto scommettiamo? GLaDOS è il robottone bianco con l'occhio rosso. GLaDOS, che è quello che gestisce tutto, il robot della cosa. L'altro piccolo, quello che diventa tuo amico, poi non spoileriamo. Quello che è GLaDOS. Non è GLaDOS. Quanto scommettiamo? Per me quello che arrivi alla fine diventa GLaDOS. Non, a parte che non puoi spoilerare persona. Dici non posso spoilerare un gioco di 8 anni fa. Dice 6 anni fa. Hai ragione. Una grande roba. Per me è quello che diventa alla fine. Si GLaDOS. Chiama Wheatley. Ah, l'hanno scritto in 700. Wheatley. Grandi ragazzi, ma cioè ricordatevi che questo qua è il responsabile editoriale prima di multiplayer e adesso del network. E quando fai cortocircuiti, quando fai gli approfondimenti, non diventa GLaDOS. Smettila di spoilerare, ma non diventa GLaDOS, quindi non vi preoccupate. È GLaDOS. Allora, via. Ma scusami, ma non cominciavano anche le rubber, le piattaforme e i colori strani? Ti ricordi che c'erano i liquidi, quello super rimbalzino? Sì, più avanti, molto più avanti. C'è una roba lunga, eh. Quindi che dobbiamo fare qua? Allora, io sicuramente sparo dove c'è il bersaglio, che aiuta sempre. C'è una piattaformina per lanciarsi o c'è un buco? Sei andato giù tu? Ti ho aperto una porta nel dubbio, se hai bisogno. Sto per bloccare le porte, sei arrivato? Ok. Che cosa ci vedi di mettere lì? Il cubo. Un cubo. Ok. Non c'è niente per guadagnare velocità, cosa dici? Come la vedi? No, c'è un po' di roba per poter guadagnare velocità. C'è questa cosa qua, no, ma però. Allora. Noi abbiamo, alla fine dobbiamo spararci da questo. Qua. Eccola qua. L'hai trovata? Ah, sì. Come ci sei arrivato? Con una finestrella. Ok.
Allora, te lo sparo io in qualche modo? No, intanto lo faccio uno, poi vediamo. Te lo faccio io, allora fammi... Me lo devi fare tu per forza. Allora fammi vedere, tu sparati un attimo. No, fatti il bersaglio lì. No, non posso. C'ho il... Sì. Ah, in realtà posso. No, fatti sul bersaglio. Uno qua, e poi l'altro. E quello che ti spari qua. A te. No. E no, poi come ti fai sparare con la freccia? Tu mi devi accendere quell'altro. No, ma come... Non puoi prendere la piattaforma dove ti spara? In alto o da mi quella mi spara in là, secondo ah, me. Ah, ti spara al bersaglio? Secondo me ti spara in alto la piattaforma. No, non mi spara. Ah, allora, ti spara al bersaglio, quindi... tu entri a quel bersaglio, finisci in questo qui. E tu devi aprirmela di là. Tu finisci, tu volerai qua sopra e finirai a quella, a questa sotto. Esatto, e poi io ti sparo a questa. Esatto. Vai, vado? Vai. Perfetto. Girati e c'hai il pulsante. Caduto? Niente? Serve a niente questa cosa? No, sta facendo lo stesso giro. Ah, quindi arriva da me. Ok, esatto. Te lo buttamelo, mollo? Sì, non scende da lì per sicurezza. No, non si sa mai, buttamelo. Esatto. Vai. Stai arrivando? Non so come arrivare, Ale. Fai la stessa mia cosa, la piattaforma. Non posso, perché se io passo, blocco. Non c'hai lì dentro un teletrasporto di qualche tipo? Allora... Un muro che mi puoi fare per passare, scusa, dentro da te? Nope. Allora, devi per forza passare lì, io sono qui. Quindi... Aspetta, no, io non ci arriveresti. No, fammi due te. Due te dove? Fammi i tuoi teletrasporti al posto dei miei. Ah, vai di là. Era molto banale. Molto banale, però mi sembra che ho dovuto spiegare 7 volte, altrimenti non ce la facevi. No, non ho capito cosa hai detto. Fammi due te. Hai detto così, fammi due te. Infatti uno ha scritto fammi due te. Cos'è Antichamber? Cos'è Antichamber? Non mi ricordo. Un altro gioco come sì, questa roba sì, qua? Sì. Spingo il bottone. Prova. Cos'è successo? Spingo il bottone, ammazzo bottiglia. Spacco bottiglia, ammazzo la fai, apri la... Sembrava arrivasse un po' pianino però. Apri la piattaforma, anche secondo me. Arriva pianissimo, posso pure aprirla, ma secondo me arriva proprio male. Prova. You are doing wonderfully. Come fai a vedere dove non... Excellent. Perché non ce la fa ad arrivare, Ale. Allora vado là, Dove vai? Lo devo prendere al volo? Ah, qua invece devo sparare. Ok, uno qui. No, là non puoi. No, non è un piattaforma. Non è un piattaforma. Scusa, quando faccio cadere, ti cade a te, lo puoi bloccare? Lo posso prendere al volo? No, è impossibile. Ma quella piattaforma che spara? Ci puoi sparare sulla piattaforma che rimbalzina? No, è blu. Sennò sarebbe troppo facile. No, aspetta, perché torno indietro? Sto facendo delle prove. Mi hai fatto qualcosa? Non l'ho neanche toccato, penso. Continua a girare in tondolo. Non mi fermo più. Scusa, fai... Cosa faccio? Allora prendo qua il volo, vai. Tu sparala quando è il momento giusto. Ok. Ah, perché ti ho creato il loop che la spari prima, no? Che la posso prendere al volo. Controlla i tempi, tu. Perfetto. Aspetta, pronto? No, non sono pronto. La devi prendere al volo, no? Penso. Vai! Di... Dove vado? Te l'ho lanciato, no, devi prendere mentre ma sei devi al guardare, volo. Devi guardare i ma tempi. Devo guardare, te l'ho lanciata perfetta. Tu dai i tempi. Ok. Sono girato dalla parte sbagliata. Alessio, te la sto tirando proprio nel momento giusto, però, Vai! Ma te l'ho lanciata, Alessio! Allora non la vedo. No, è più in alto, hai visto? Ma cosa ho visto? Alessio, prendila! Non riesco a prendere niente! Hai visto che sono un chilometro sotto? Guarda la distanza! Vai, guarda adesso! Guarda la distanza! Guarda, non c'entra niente proprio! Sono chilometri, non è così, non è così.
Ok, ho capito io com'è. E continuo a girare? Però sì, sì, non ti fermare. Intanto non posso fare nulla. Cosa faccio? Ok. Cioè, hai beccato la curvatura giusta? Ci hai sbattuto contro, coglione! Sono morto! È girato perché ci hai sbattuto contro invece di stare girato! Ma hai girato dalla parte idiota sbagliata! Idiota del cazzo, dai, vai! Deficiente, vai! Dove vado? Vai, vai, rifai il loop! Rivai in giro! Vai, rientra nel loop! Devi uscire girato però, però altrimenti no, è impossibile. Allora così. Vai! No, aspetta. Adesso questa è perfetta, quindi stai girato. Cioè, io. E poi, so, poi cosa faccio? Vieni, ti devi fermare dove eri. No, prima. Me lo devi bloccare. Non fermati lo là dove eri prima. Dove sono fermato? Non mi muovo io. Ah, ah, sei okay. A terra, esatto. Sono sicuro. Butta per terra sta foglia. Sta dove va? Dove va? Devi andare di là, vai di là. Vuoi andarci te o ci vado io? Dove di là? Di là, devi andare sulla porta dove stavi. Vai di là senza entrare nel loop. Vabbè, vado io. Vado io, vado io. Ma non serve di avere il cubo, coglione. Ah. Mi stai seguendo? Sì. Comunque l'ho preso al volo, non so se ne sì, beh, pensa il tempo. Vorrei vedere, rifacciamo questo livello. Dopo quante ore lo sincronizzi che ti arriva il cubo al momento giusto? Ti ho fatto un assist che nemmeno. Non lo so, nemmeno. Neanche il pallone d'oro femminile. Ma, al 100%, cioè era l'assist della perfezione. L'assist della perfezione. Alessio non riesce a capire le basi dell'orientamento nello spazio tridimensionale. Cioè, ti ho fatto un assist con quel cubo che è una roba, non lo so. Trovi che Alessio sia più frustrante su Portal o su Caped? Su Caped. Sì, Caped non c'è. Caped muore. Caped posso capirlo anche 100 volte e non lo riuscirò mai a fare. Allora. Your test time show you are going too slowly. Maybe you are getting human emotions. Do you need real encouragement? Forse riusciamo a finire il secondo percorso. Dove sei andato? Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued. No. Ce la fai? Hai capito dove devi farlo? E dove vai a sbattere? Te l'ho fatto bene, dove avertelo fatto? No. Allora, no, aspetta, ho capito. No, adesso. Ma non è questo. Sto sbagliando io piattaforma. No, 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 fai bene, fai bene. No, mi hai fatto uscire. Prova adesso, domenica. Prova. E poi? Attendi il conto alla rovescia. Ah, lo dobbiamo, dobbiamo farli entrambi. Sì, allora tu. Così. E qua così. Ok. Aspetta, no, aspetta. No. Sei pronto? Sei pronto? Sì. Vai. Io ho spinto quello mio. E infatti ha funzionato. Ho un cubo. Dove lo metto? Qua c'è la lampadina. No, non è questo. No, qua c'è la lampadina, eh. Dov'è? Qua. Dove sparo? Sto cercando di capire. Pericoloso qua, eh. Molto pericoloso. In che senso? Sta per arrivare. Tutte le piattaforme si stanno chiudendo. Ma pensi si chiudano tutto? Vediamo subito. Sì, come le ti levi. E adesso si aprono tutte. E poi cosa sparo? Tenta di capire cosa devo sparare. No, di là, cosa c'è di là? Se ma cosa là? Sparo? No, prova ad andare di là, dall'altra parte. Ah, non posso. Allora torna indietro perché serve morire. Aspetta. Là sopra, là sopra c'è il. C'è la rampina. Ah, po. No, non lo posso orientare, è sempre orizzontale. Qua cosa c'è? Questo qui cos'è? Se illumini questo. Sì, no, quello lì è, reagisce all'accensione di quello là in cima. Di quale in cima? Di quello lì, là. Esatto. Sei andato fino là in fondo o no? No, sto cercando un attimo di capire. Lì c'è un portale. Dove? Lì, cioè lì, lì. Eh sì, qua. Ma non capisco. Sparagli, tu intanto spara. Ma che ci faccio? Gli facciamo passare il laser per accendere quello là. Dove fai passare il laser? Scusa, tu dove lo. Quel laser là in fondo, là in fondo, magari lo posso sparare. No. Non ho aperto il. Apri il portale là in fondo. E non c'è la. Hai lampa. Provato? C'è aspetta. La pressa. No, ma quella pressa alla prima si apre istantanea. Là in fondo? Sì, si apre istantanea. È la impossibile. Pressa. Fidati. È impossibile. Guarda, guarda dopo quanto è possibile. Allora scusami, qui dietro invece. Ah, qua, scusa. Dietro. Questo è più realistico. No, non è realistico. Ho distrutto il cubo. Prendi il cubo nuovo. Dov'è? Che so io. Vado io. Vai. Mi sposto.
Guarda un po' cosa illumina, cosa succede. Dovresti accendere. Vai un po' più su, salta. Aspetta allora che vado, aspetta che vado. Veloce che sto per crepare. E poi dove vado? E poi dove vado? Sono morto. Ah, non mi stavi portando in su però. Aspetta, è quella però la cosa, tu stai lì, eh. È quella però dove vado io? Quando mi alzi dove vado? Quando tu ti alzi... No, sto ritornando indietro, aspetta, sono andato... Ah, aspetta. Quando tu ti alzi... Fammi vedere. Posso usare questa cosa qua? Lì. E poi... E poi sparare qua? Allora, tu ti alzi, con questa arrivi qua sopra. Vai, 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 lanciami in alto. Lanciami in alto? Che dici? Perché se tu mi porti in alto... Io posso buttarmi qui e uscire di là. E che cambia una volta che cosa c'è lì dritto? La sparalesta. Ah, tu arrivi fino sopra, ti butti e ti lanci sulla sparalesta, sì. E poi lo devo cambiare? Poi quando mi sono sparato sulla sparalesta? Devo avere sparato il cubo in un altro posto? Tu ti spari sulla sparalesta... Che mi rispara indietro e dove mi sparo? Laggiù devi finire, aspetta, aspetta. Tu ti spari sulla sparalesta e devi finire su quello lì lì. Secondo te la sparalesta, secondo me la sparalesta ti spara già. No, è che tu lì mi devi aprire i portali, no, è impossibile, no, che lui mi spara su quello blu, ok? No, tu sali sopra, ok? Tu sei salito qua sopra. Ti lanci qui. Sì, però cadendo qui tu ti spari sulla sparalesta che ti manda indietro laggiù, secondo me. Ti manda già quel pulsante laggiù, pulsante, no, rosso lì, sì. Qual è il pulsante? Quello laggiù! Guarda il mio joypad, guarda il mio schermo, quel pulsante lì arriva. Fidati. Allora, tu preparati alla sparalesta. Vabbè. Tu preparati alla sparalesta. Io adesso aspetta che illumino. Vai, vai, aspetta, non funziona. Perché prima devo illuminare lì e illumino qui. Abbiamo finito, Jack. Stai a fare un respiro. Però. No, no, non mi stai tirando su. Però. Aspetta, devo sparare questo. Attenti, come faccio a tirarti su, coglione? Dimmi quando. Dimmi quando, vado. Vai. Hai visto? Succhia! Hai ragione. Mamma sono mia. Sono morto! Dove vai? Ah no. Ma cosa sei? Non ho visto che si è aperta la porta dietro di me. Ma perché io mi sono morto? Ma perché? Perché, perché mi sono ricordato che si chiudevano le... Cioè, veramente, ti rendi conto la potenza devastante contro la tua idiozia del... Sono morto! Cioè, ti rendi conto da solo? Dove ti sei sparato? Qua, ho fatto tutto. Ho vinto anche il gioco. Niente, io adesso mi sparo e tu passa la porta. Vai. Vai. Veramente è un dominio. Adesso ti apro, eh. Come? In che senso? Non c'è nessun buco qui. Cosa faccio? Sto in mezzo alla porta? No, penso che muori. Ci dovevamo portare dietro il cubo? No, abbiamo... Che ci facciamo col cubo? Sparavi il cubo. Ah, lancio il cubo. Sì, hai ragione. Dove l'hai lasciato? Ah, qua. Ah, perfettamente. Comunque è incredibile come ho risolto anche questo. Beh, perché non... Perché non l'hai mandato sulla cosa. Ah, vai. Sei lento. Come cazzo faccio a mandarlo? Devi usare... C'è una possibilità di trasportarlo. Ah, aspetta. Però da dove? Faccio così, guarda. Te ti prendi un po' di tempo. Vai. Sei sicuro? Vai. Vai. Non ha funzionato. Aspetta. Perché non ha funzionato? Da lì, fai dal buco lì. Aspetta. Ferma, no. Faccio non lo puoi fare più in alto. No, ma non ti cambia cazzo, scusa, è come se ti giri così, cosa cambia? Ah no, aspetta, perché ho sbagliato questo qua, ho fatto il portale sbagliato. Fallo più in alto. Secondo me è solo più in alto. Lo devi fare solo più in alto, che almeno c'è un po' più di abbrivio. Ah, verticale, cazzo. Ce l'hai? Controlla? Su te, è giusto? Un po' più in qua lo farei. Dove? Un po' più sopra. Lì, così, esatto. No, un po' più indietro, no. Sì, dai, così. No, perché... Secondo me non ci sei. Dai, aprimi che vengo anch'io. Che cambia? Non lo so, allora. No, aspetta, forse. Allora, faglielo verticale. Lì.
Dove era la prima volta? No, però fallo un po' più. No, vedi? No! Vedi, hai capito? Sei troppo a sinistra. Sei troppo a sinistra. Cioè, quindi lo farò più qua? Vai, lì, lì, fermo lì. Forse anche tu hai esagerato, forse. Secondo me è peggio ancora hai di prima. Hai esagerato, infatti. Oh, vai, 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 vai! Era comunque troppo non lo ripeterai mai, però. Ho capito, ma che cazzo non vuoi? Non lo ripeterai mai. Prova, ma non lo ripeterai mai. Ma no, ma perché? È proprio sbagliato. Ma perché fai il portale sopra la porta rotonda? Ah, giustamente ti puoi fare il portale. Tu per passare. Scusate. questa non era questa male. È importante, questa è importante, ragazzi. Questa non era male, effettivamente. Questa non era affatto male. Ok, basta, ci fermiamo qua. No, l'ultimo. No, abbiamo cominciato tardissimo. Fammene fare un altro. Ma si fa la porta mi fa schifo. Era troppo semplice, sulla porta non c'era gusto comunque. Cazzo, ancora non vedo l'ora che portino lo portiamo Resident Evil 2. Alla grande. Ma scusa, però c'è un cop. C'è il cop? No, il cop. Perché non hanno fatto il cop? Allora, io prendo il cubo. Come lo prendo il cubo? Allora, pensavo si potesse prendere qua, invece no. Cade di qua e poi va giù. Quindi vado giù. Come prendo andare giù? Qua. Mi butto. Ma muori. Oh, quasi! Ce la fai, ce la fai. Ok. Dove sono? In che senso dove sei? Ero preoccupato. Allora, hai preso il cubo? Non si può prendere il cubo perché cade dentro la. È uno stratagemma per fregarti. Uno stratagemma per fregarmi cosa? Sì, perché in pratica in realtà ci serve per spingere questo pulsante, vedi? Ci facciamo lanciare. Qua. Ecco qua. E poi? Hai bloccato qualcosa? Hai sbloccato qualcosa? Eccolo, ho preso il cubo che sale su. E dove scende? Dove scende? Dove scende? No, è salito su ed è ricaduto su se stesso. Quindi va chiuso quel coso lì. Va mandato secondo me qua allo 02. Perché hai visto là ci sono due. Ci sta 01 e 02, okay. Vedi? Quindi. Prova a lanciarti sullo 02 tu. No, fai un altro portale di qua. Fermo. No, fai un altro portale di qua sotto. Sì, dall'altra parte, non sopra il mio. Sì, e vai sullo 02. Vediamo dove vai. Vai sullo 02. Secondo me devi fare come prima, lo devi prendere al volo. Non mi dire al volo. Sì, esatto. Devi fare come prima, lo devi prendere al volo. Che poi e adesso indietro. Dove sono io? Adesso torna indietro. Come? Eh? Non so dove sono. Dove sei che? Non so dove sono. Sei superato, sei passato dall'altra parte. Quindi, infatti, quale apro? Quale apro? Apri il viola. Vai. Ok, adesso dobbiamo un attimo sincronizzarci, quindi fatti il portale per prendere al volo. Sei pronto? Eh no, ho sbagliato. Esatto, non so neanche. Ho usato l'azzurro. Rientra. Ho usato l'azzurro. Esatto. Mi sono preparati. Gira la testa. Preparati. Aspetta. Che tuzzo. Vai, girati, devi salire le scale lì. Per forza? Sì, non cadere nei portali, per favore. Cioè, non riesco. No, vai da qua. No, perché questo non c'entra niente. Sì, ma posso sparare no, qua. No, vai dentro, per favore. Vai dentro. Arrivo lì. No, non perdere. Arrivo lì, faccio prima. Le scale sono lunghe. Continui sempre a fare lo stesso. Lo so. No, ho visto che okay. Sono qua. Buttati, preparati il portaletto. Il portale quale? Sopra. Quello azzurro. Il celeste è qui. Allora. Perfetto, adesso. Prima vai tu o vado io? Vado io. Pronto? No. Sei pronto, eh? Pronto? Dimmi quando. Vai! Avevi ragione tu? Troppo presto. Torna indietro, ma che quale, cazzo quale fai? Spingo? Quale spingo? Il celeste. Ok. Adesso rifattelo per terra. Pronto? Aspetta, ti dico io. Vai! Troppo presto ancora? Sì. Mi sono buttato molto prima di quello. Perché non aspetti il mio? Non ce la faccio. Perché non aspetti il mio, vai? Spingo sempre celeste. Sì. Puoi aspettare il mio, vai, per favore. Sì, a questo punto. Ma come fai a calcolarlo? Perché io sono intelligente. Ma come fai? Ma non c'entra niente. Come fai? Cioè, se ma non come fai... non c'entra niente? Cioè, si se non hai un fenomeno di riferimento, come fai?
prima. Si chiama prima al primo, come facevi a saperlo? Non puoi. Ma che cazzo dici? Ma sei scemo? Si chiama intelligenza, tempismo. Vai. Incredibile. Comunque è incredibile, eh. Cioè è quasi fantascientifico, eh. Cioè è molto fastidioso. È veramente una roba. È molto fastidioso. Non so se c'è qualcuno che può studiarmi, perché comunque è abbastanza fantascientifico. Cosa faccio adesso? Mollalo. Fai il celeste e passaci dentro con perché non ci lì. Passi tu, non vieni tu? Perché devi venire tu qua per mettere il laser beam. Scusa, però prendo il cubo. Sai, devi venire qua col cubo, certo, ovvio. Incredibile comunque. La sincronizzazione è spaventosa. Dove lo sparo? Laggiù. Abbassati. No, però è qui. Abbassa. Abbassati, così lo spari. Non mentre posso lo tieni. Abbassarmi, sì, posso... Abbassa con B. Mi... abbassi. Ci si abbassa con B? Certo, nel punto B si abbassa. Perfetto. Non lo sto sparando, però. Sì, sì, stai colpendo, ma sì? Non sta succedendo niente. E qualcosa è successo, è tutto rosso. Cosa faccio? Cosa faccio? Che cos'è rosso? Tutto. Vai, gira lì. Si è aperta questa qua, non era aperta. Dici no? No, era chiusa. Guarda sotto. Là sopra? No, guarda sotto, guarda in basso. In basso c'è la morte. No, ah, no, no, dobbiamo spararci attraverso quello. Tu fermi la ventola. Fermi la ventola. Sì. Quindi dobbiamo trovare un modo per spararci attraverso la ventola. Che però è scusami, questo. Però non funziona sì, da solo. Sì, tienilo. Lo devo tenere io però purtroppo. E quindi mi lasci qua tutta la vita. Prova, proviamo un attimo. Sei pronto? Vai. E io adesso? Prova a fare lo stesso. Non posso perché non lo Aspetta, posso fammi vedere, sto mollare. entrando io. Non c'è bisogno di un fenomeno dire se sei tu stesso un fenomeno. Mamma che campionismo. Vabbè, ma è una roba proprio, ragazzi, cioè è una roba imbarazzante, Alessio non capisci un cazzo. Aspetta, ti provo a portare l'aria da qua, aspetta. Mi portali che cosa? Ti portalo da qua. Cioè, da dove me lo sparo lì? No, perché c'hai, hai passato la... No, Ah, lo posso. hai passato la giovenca lì. No, non è così. Io qua devo riuscire a tenerlo bloccato anch'io. Sì. Quindi, dove lo posso mettere? Che può essere... C'è una piattaforma che glielo può sparare. Ma noi sappiamo perché non riesce a mandarlo? Perché se sta basso fa così. A meno di riuscire a spararglielo con una piattaformola. Questo qua è piattaformabile, questo qua da dietro. Aspetta, sto pensando, non è che io magari riesco a spegnere, aspetta, forse riesco a spegnere da qua. Shutdown. Col cubo? Con cosa? Col laser qua, però. Come te lo mando il laser? Ti mando il laser? Non come me lo mandi? Troviamo un modo. Ma non puoi mandarmelo qua dentro il laser, Ale. Sì che posso. No, perché io anche non te lo posso. Ah, Perché io posso fare aspetta. questo e poi posso fare questo qua. E poi posso prenderlo così. Ma non me lo mandi a me. Poi faccio così. Non E dove lo stai lo so, mandando? non vedo. Lo devo sparare più basso quello lì. No, più basta così. No, no, non è così, Alessio. Lo sto sparando? Sì, ma non si sa che. Guarda, esci! Puoi uscire da lì, non devi stare Non lì! posso uscire qui, c'è una ventola che gira a palla Sì, ma da vieni a vedere fuoco. che cosa sto facendo! Non Non so stai cosa sto. sparando a niente, Alessio, stai facendo nulla di utile. Non stai facendo un cazzo. Cioè, come se io ti dico, guarda, No! guarda adesso che sto facendo, guarda. Devi guardare dove ho messo l'altro Ma portale. no, chi cazzo me Ah, ne guarda. frega dove hai messo l'altro portale? Che c'ha Perché lo zecca? giro, io metto Ma quello blu qua, no, passalo, qua. sparami il laser beam attraverso qui. Qua su, no, Guarda! no, no, stai facendo roba Quasi, inutile. Lo devi quasi! sparare attraverso le finestre. Spara il laser beam attraverso le finestre. Quelle finestre lì? Sì. E come Girati, fa? guarda dietro, guarda, guarda Non c'è il questo riferimento del laser qua beam. allora. No, forse quell'altro, guarda quell'altro a No, sinistra. è quello che ho fatto che mi hai rotto il cazzo per un'ora. No, non va bene, Alessia. Alessia. Alessio, non va bene. Alessia. Che cazzo ridi?
Ma vogliamo lasciare. No, solo questo. Solo... Yugi, oppure no? No, gliela lasciamo. Gliela ma lasciamo. Sempre rompiamo il cazzo, sempre a Chiara. Sì, sempre, so, porca troia. Ogni volta faccio la live, rompo il coglione a Chiara. Ma ancora non c'è in chat, Chiara. Dai, vabbè, non è che poi sei infastidita. Dove essere iniziata da 5 minuti. Vabbè, dai, lasciamo a Chiara. Ricordati di Game Awards. Basta, ho detto un'ora e mezza all'inizio, Alessio. Scusate. Okay. Per Jacopo. Cosa facciamo però? Io lo voglio continuare. Io voglio risolvere questa continuiamo cosa. Continuiamo da qui. Continuiamo la prossima volta. Purtroppo, ragazzi, continuiamo da qui. Allora, grazie per averci seguito. Mi raccomando, ragazzi, domani serata bisboccia Coca, Mignotte e Alessio a partire dalle mezzanotte, dalle 24. Dalle mezzanotte o dalla 24? Dalla 24. Il canale multiplayer. Sulla canale da multiplayer.